Ecco, noi siamo, almeno io sicuramente, i principianti della Divina Volontà. Vorrei sapere se, diciamo, qualcuno qui è avanzato, esperto, oppure se siamo tutti Siamo principianti. tutti No, principianti. chi ha mai sentito parlare di, chi è la prima volta che, diciamo, sente parlare di Luisa, del Dino? La prima volta. Chiedo scusa, ma io l'ho sentito parlare da mia madre da quando sono nata, perché io sono proprio del paese di Luisa. Sei liberato? Perciò, allora sei che ne tu che ci parlava. devi parlare No, oggi, ti prego. no, 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 perché io dopo, quando sono venuta qui, ho saputo quest'altro, però. Però hai perso l'accento coratino, Beh, oddio, sono che è 40, amabile, è 45 bellissimo. Nene, senti 45 Luisa che dice nene. Allora, niente, ecco, passiamo un po' di tempo insieme e vogliamo pregare. E in uno spirito di preghiera, soprattutto oggi, lunedì del primo giorno della settimana santa, e se pensiamo a quanto Nostro Signore sta soffrendo in questo momento già. Ecco, nella Chiesa ci si ricorda magari della passione, delle sofferenze di Gesù, a stento forse una volta all'anno, quando in tempo di Pasqua, si fanno la Via Crucis, si pensa alle pene di Gesù, oppure, non lo so, al Venerdì Santo. Oggi c'è l'astinenza, non so neanche cosa vuol dire, insomma così. Poi alla fine è arrivata, sabato, domani Pasqua, È finito perfetto. tutto. Sì, le uova di Pasqua già si cominciano a vendere al mercoledì, delle ceneri, già cominciano a circolare e tutto quanto, ancora prima. Allora, ecco, innanzitutto vogliamo ringraziare il Signore per averci messo così raccolti qui insieme. Noi siamo raccolti in suo nome. E insieme con la sua mamma, nostra Madre Santissima, perché senza di lei non potremmo in realtà compiere passo con Gesù. E vogliamo, ecco, offrire questo giorno, questo tempo che stiamo qui a pregare insieme, proprio come un atto di amore, di compassione, di preghiera nei confronti di Gesù. Se pensiamo che, ecco, lui oggi è lunedì. Pensate che non sapeva che sarebbe stato crocifisso, voglia, già sentiva proprio il tormento di tutti i peccati, di tutti i tradimenti, si trovava lì a dover interagire, parlare con persone che sapeva benissimo qual era la loro intenzione e sapeva di dover dare un dolore atroce a sua madre che era già morta con lui in questi giorni. E allora, ecco, diciamo il primo incontro con Gesù che si fa normalmente è l'incontro col crocifisso, diciamo io sono cristiano, sono cattolico, c'ho il crocifisso. E perché questo crocifisso? Diciamo che il Signore per mostrarci quanto ci ama, la cosa che è più efficace è mostrare quanto soffri per la persona amata, è bello dire ti amo a parole, ma se non ci sono gli atti, se non c'è il sacrificio, è proprio lì che si vede l'amore per una persona. Adesso Gesù ha patito tanto nella sua crocifissione, però in realtà noi scopriamo, e Gesù stesso ci dice, che queste sue pene, di quando è stato crocifisso, che sono durate tanto, sì, ma diciamo relativamente poco in confronto alla sua vita pure di 33 anni, non sono in realtà tutta la passione che lui ha sofferto per noi. Ci sono anche altre persone, diciamo, che soffrono nel corpo, eccetera, ma questo in realtà non sarebbe bastato a redimere tutta l'umanità. Allora, rendiamoci conto che per il sacrificio di Gesù, che è uomo e Dio, allora il paradiso che era chiuso, diciamo, non c'era nessuno, era vuoto, c'erano gli angeli, i santi no, gli angeli soltanto, gli arcangeli ad adorare il trono del Padre Celeste. Ma tutte le creature stavano lì nel limbo ad aspettare quelli che erano già passati, quelli che erano già morti prima della redenzione di Gesù. E tutto il resto, tutti noi, niente, non avremmo avuto le porte aperte per entrare nella celeste dimora. Allora già pensare che Gesù con il suo sacrificio, con la sua morte, con la sua passione, ha aperto veramente, a tutta l'umanità la possibilità di godere di una vita eterna di gioia.
di beatitudine, di felicità. Questo veramente ci dovrebbe, ecco, infiammare di gratitudine e di amore nei confronti di un Dio che è venuto, si è fatto uomo, ha sofferto tanto, per consentirci di vivere eternamente con Lui. Ora, le pene che Lui ha sofferto sulla croce, in realtà, non sarebbero bastate per ottenerci questo. Neanche le pene che Lui ha sofferto, internamente, le pene dell'ingratitudine che ha iniziato a soffrire da molto tempo prima che venisse crocifisso, già gliene dicevano, gliene facevano tante, tutte le pene del sentirsi abbandonato, del sentire l'ingratitudine delle creature, ecco, queste sono pene che, diciamo, anche noi possiamo comprendere, noi capiamo cos'è il dolore fisico, basta che ci pizzichiamo un attimino, il nostro cervello si mette in moto, c'è un contatto chimico e ecco qui il dolore. Allora sappiamo, diciamo, che cos'è il dolore fisico. E se una cosa ci costa, anche un dolore fisico, sappiamo che o ci vuole un certo amore, non ti deve veramente interessare di fare quella cosa, altrimenti non la fai. Sappiamo che cos'è il dolore morale, il tradimento, l'ingratitudine. Quante volte soffriamo anche noi questo dolore, ci è capitato tante volte. Quello che Gesù ci vuole rivelare, per esempio, oggi, alla luce della sua divina volontà, è che c'è una terza dimensione di questa sua passione. Allora, lui ha sofferto una passione corporale, fisica, certo che è atroce, infatti, voglio dire, la crocifissione è proprio stato architettato come uno dei supplizi più atroci che un corpo umano può subire, perché non è tanto il dolore del foro quanto il dolore dei nervi che si percuote come una sorta di terremoto e di shock nel cervello. Allora è la soffocazione, è il tetano che immediatamente entra dai chiodi al circolo sanguigno. E tutto il resto è la compressione dei polmoni, è il fegato, è l'intestino che cominciano a stendersi, a maciullarsi. Ecco, questi sono dolori che ecco, noi non abbiamo mai provato e sicuramente non proveremo. Poi c'è il dolore morale, sì, va bene, ma Gesù ha sofferto un'altra passione che è iniziata dal momento in cui c'è stato concepito nel seno di Nostra Madre Santissima. Questa sua passione non gliela poteva infliggere l'uomo perché non sarebbe stato capace. Allora, diciamo che se Gesù fosse stato crocifisso, picchiato, martoriato dal momento in cui è uscito fuori dal grembo di sua madre per tutta quanta la sua vita, tutte queste sofferenze messe insieme non avrebbero raggiunto neanche l'1%, giusto per darci una grandezza, una dimensione, di quanto lui ha sofferto in questa passione misteriosa, questa passione misteriosa, questa passione la possiamo chiamare a ragione passione divina. È una passione in tutto divina, perché si tratta di pene che non gli hanno dato gli uomini. Noi non saremmo stati in grado, non saremmo stati in grado neanche di concepirle queste pene, perché non possiamo infliggerle, non possiamo soffrirle, non le conosciamo, non le possiamo neanche immaginare. E non l'ha mai data nessun uomo questa passione, non l'ha mai sofferta. Questa passione, che chiamiamo a ragione passione divina, è una passione che Gesù si è dato lui stesso, meglio, che il Padre suo eterno gli ha dato. Allora immaginiamo quanto è grande l'amore di Dio, che addirittura compie la sua passione quasi all'insaputa delle creature, proprio per noi. Allora, se noi immaginiamo che un peccato nostro è una disubbidienza alla sua volontà divina, al suo ordine divino, al bene per tutti noi, questo peccato è in grado di uccidere in noi la grazia e la vita divina. Allora, la vita sulla terra, la vita divina, è in Gesù Cristo. Allora, ogni peccato è una morte che noi infliggiamo a Gesù Cristo. Allora, come avrebbe fatto Cristo, pur vero uomo, a morire infinite volte? Non è nell'umana natura poter morire e risorgere, non si può, non è possibile. Allora ci voleva per forza un miracolo per consentire questa passione così continua. Questo miracolo lo poteva fare soltanto il Padre Eterno. Allora questa terza dimensione, che chiamiamo passione divina, è una passione che Gesù ha cominciato a soffrire
dal momento in cui è stato concepito nel seno di Maria. Da quello stesso momento lui ha cominciato a sentire morte. Morte per poi risorgere, per poi morire, per poi risorgere, per poi morire. Continuamente. Queste morti lui le ha continuate a soffrire in tutti i momenti della sua vita, anche quando predicava, anche quando dormiva, anche quando sorrideva. Non è stato mai distante, mai separato da queste morti. Ecco, questo prodigio però può essere compiuto soltanto da un uomo Dio e da una volontà divina. Allora, vediamo un pochettino, anche a beneficio di coloro fra di noi che non sono mai state esposte a queste verità e che, a cui Gesù vuole parteciparle, che sappiamo come noi tutti abbiamo una volontà, giusto? E con questa volontà possiamo compiere degli atti. Allora, ognuno di noi decide fare qualsiasi atto, che sia quello di parlare, di sedere, di dormire, di alzarsi. La prima cosa che succede dentro di noi, la nostra volontà si muove. Allora, quando la volontà decide una cosa, il corpo ubbidisce, il pensiero ubbidisce e la creatura si muove con la sua natura a seguire ciò che la volontà comanda, la libera volontà intelligente. Questa è una peculiarità, è un dono che soltanto noi uomini abbiamo. Ovviamente le bestie non ce l'hanno le piante, non ce l'hanno i sassi. È proprio quello che ci rende più simili a Dio, il fatto che abbiamo una volontà intelligente. E con questa volontà, anche se il corpo viene impedito, anche se ci troviamo prigionieri, anche se ci troviamo inchiodati in un letto, però possiamo pensare e volere il bene come possiamo volere il male. In realtà sia l'atto buono che l'atto cattivo si consumano nella volontà. Se io do una carezza ad una persona, ma nel mio pensiero, nel mio cuore dico io ti odio, mi stai antipatico e spero veramente che una disgrazia ti colpisca o un'atrocità di questo genere, allora la carezza non solo non è un atto buono, ma è un gravissimo peccato. Allora il tutto in realtà sta nella volontà, sta nella volontà. Non sta nelle parole che diciamo, Dio non guarda al numero di parole che proferiamo, non guarda alle cose esteriori. Dio guarda e sarà molto facile il giudizio per noi. Allora noi abbiamo questa volontà e in questa volontà dal momento in cui cominciamo ad esercitarla, inizia come una specie di contenitore ad immagazzinare tutti i nostri atti. Allora, quando è stata la prima volta che, non lo so, ciascuno di noi ha cominciato a usare la propria volontà? Adesso anche a 2 anni si comincia, eh? Ecco, sì. Quando è stata la prima volta che abbiamo detto no a mamma? Allora, con quest'atto, con quell'atto di volontà, qualsiasi atto che abbiamo fatto con la nostra volontà, sta depositato in un contenitore misterioso e invisibile che si chiama volontà. Allora, noi abbiamo compiuto tanti atti di volontà da quando siamo nati, abbiamo mangiato tante volte, ci siamo alzati, ci siamo vestiti, abbiamo fatto tante cose. Allora, le cose che abbiamo fatto, le azioni che abbiamo compiuto, sono sparite nello spazio e nel tempo. Quella mela che ho mangiato ieri è stata digerita, è stata espulsa, la mela non c'è più. Ma allora, che cosa è successo? Diciamo, tutto è finito? No, c'è un atto, cioè la decisione di compiere quell'atto, di mangiare quella mela, che è un atto invisibile, una cosa che esiste ed è depositata dentro di noi. Allora noi quando il Signore ci chiama e ci chiamerà per il giudizio, Lui basterà che ci guarda, noi apriamo noi stessi vedremo la nostra volontà e vedremo tutti gli atti. Ma gli atti non come sono venuti fuori, non se la torta è venuta fuori col buco, se è cresciuta oppure se è rimasta piatta, ma quello che veramente intendevamo noi, la purezza dell'intenzione, se intendevamo fare del bene o se intendevamo fare del male, e con tutte le sfumature di questo bene e di questo male, tutto è registrato nella nostra volontà. Adesso possiamo dire che la nostra volontà come volontà umana possiede le caratteristiche, come dire, gli attributi, le qualità della nostra natura umana, che è limitata nello spazio e nel tempo, nel senso che noi possiamo fare un atto animato dalla nostra umana volontà,
che ha un effetto adesso immediato nello spazio e nel tempo, e poi diciamo è finito, come la stessa nostra natura umana, una cosa che si consuma. Non è che allora il bene che possono fare dei santi può avere ripercussione su una generazione, su due generazioni, resta la memoria. Sì, però è una cosa che non può perpetrarsi in eterno, perché la nostra natura umana non ha l'attributo e la qualità dell'eternità. Non è una cosa che può abbracciare tutti. Al limite, se io diciamo faccio una cosa buona, lo possono sapere, lo possono trarre benefici moltissime creature, ma non tutta l'umanità dall'inizio, dal primo padre Adamo fino a tutte quante, fino all'ultima creatura che nascerà sulla terra. Allora, questa nostra volontà umana ha le stesse qualità, gli stessi attributi della nostra natura umana. Però questa nostra volontà umana è stata fatta a immagine e somiglianza della volontà di Dio. Allora, Dio ha però una natura divina, non ha una natura umana. E qual è la natura divina? Ha le qualità di eternità, nel senso che tutto quello che fa Dio, tutti gli atti che sono, diciamo, depositati nella volontà di Dio, perché anche Dio è una volontà con una sorta di contenitore che contiene tutti i suoi atti, va bene? Come noi abbiamo una volontà umana. Allora Dio c'ha questo contenitore dove sono contenuti tutti i suoi atti, e questi suoi atti sono proprio figli della natura divina di Dio stesso. Siccome Dio è eterno, non ha principio, non ha fine, tutto quello che fa Dio è eterno. Allora, Dio è infinito, è immenso, tutto ciò che fa si estende all'infinito. Adesso questo, in realtà, non è un concetto che la nostra intelligenza umana può capire facilmente. Però se prendiamo qualsiasi cosa creata, diciamo pure una penna, ecco, ci sono tre cose che riguardano questo oggetto, questa cosa creata. Allora diciamo che, per esempio, no, io sono Dio, va bene, e creo questa penna, dice dal niente, ecco la penna. Allora c'è la penna, che è la cosa creata in sé, è un oggetto, è una penna. E poi io dico, perché creo questa penna? Questa penna ha uno scopo. C'è uno scopo per cui questa penna è stata creata. Lo scopo per cui la penna è stata creata è quella di, diciamo, scrivere. Ok, scrivere. Non è quella di darla in testa a qualcuno, oppure di ciecare gli occhi a una persona, no. Quello sarebbe voler utilizzare la cosa creata per uno scopo che è al di fuori dell'ordine del creatore. Però c'è una terza cosa. La penna, lo scopo per cui è stata creata. Ma c'è una terza cosa che non si vede, e che anche quando la penna si consuma e non si è più, viene buttata all'immondizia, questa terza cosa non potrà mai essere cancellata in Dio, ed è appunto l'atto mio di creare la penna, l'atto di creare la penna. Questo atto non ha inizio e non ha fine, perché è un atto fatto da Dio, ed è depositato nella sua divina volontà. Allora, iniziamo a pensare alla volontà divina come a una specie di ambiente, una specie di grande magazzino, un posto dove noi possiamo entrare. Nel momento in cui entriamo in questa volontà di Dio, che cosa troviamo nella volontà di Dio? Tutti gli atti che Dio ha fatto e che Dio fa. Questi atti non hanno mai principio, non hanno fine. Allora possiamo dire che il sole lo vediamo splendere nel firmamento, è un sole bello, un sole splendente, però alla fine del mondo, diciamo, anche il sole avrà una fine con la sua luce. Oppure, non lo so, i fiori che sbocciano e poi muoiono, ecco, il fiore ha una vita breve, ma l'atto di Dio di creare il fiore, l'atto di Dio di creare il sole e tutte le cose create, è una cosa che permane. Questo atto è un atto di amore. È un atto di amore divino, così pure l'atto di creare l'uomo. Adesso, vivere nella volontà di Dio vuol dire proprio entrare in questo magazzino, in questo grande contenitore eterno, dove ci sono tutti quanti gli atti di Dio, entrare lì e iniziare con questo motore, che è la volontà di Dio, che dice Fiat! Ecco la penna.
dice Fiat, ecco il sole, una volontà potente, una volontà eterna, una volontà infinita, una volontà che non ha mai principio e mai fine, una volontà che ama con un amore divino, una volontà che fa tutto con una sapienza divina, con un ordine divino, un ordine magnifico. Allora, in questa volontà, o Dio ci fa entrare, oppure noi non è che ci possiamo entrare come, appunto, io non posso entrare nella tua volontà, tu non puoi entrare nella mia. Ah. Ecco, così come, per esempio, facciamo un esempio, questo l'abbiamo già fatto l'altro giorno, questo esempio, diciamo, un po' assurdo, però forse può aiutare a capire. Se io potessi, diciamo, entrare nella tua volontà e compiere atti con la tua volontà, la nostra immedesimazione sarebbe tale, praticamente avendo una stessa volontà, la volontà fa atti, la successione degli atti forma la vita. Se io entro nella tua volontà, vuol dire che sto vivendo la tua vita. Allora vuol dire che gli atti che stai facendo tu sono atti miei. Io posso dire sto indossando una giacca di pelle nera, ho i capelli biondi, sono seduta, eccetera, eccetera. Allora vuol dire è la volontà che determina tutto ciò che facciamo e gli atti che si compiono. Allora se noi entriamo, se Dio dice vi faccio entrare, tra di noi non lo possiamo fare questa cosa, è un trucco che non funziona, è impossibile, non siamo creati per questo. Però tra la volontà umana e la volontà di Dio è una cosa che si può fare. Non soltanto una cosa che si può fare, ma una cosa che Dio vuole. Allora, se pensiamo che la volontà umana è stata creata da Dio come questo piccolo contenitore dei nostri atti, a immagine e somiglianza con la sua volontà, però è stata creata proprio per entrare dentro la sua. Quando è che siamo usciti dalla sua volontà? Quando Adamo ha peccato. Quando Adamo ha peccato, lui si trovava dentro questa volontà e si trovava a contatto con tutti questi atti eterni che Dio faceva, ed erano atti suoi. Allora Adamo con la sua piccola volontà dentro la divina poteva fare atti da Dio, poteva amare Dio con un amore divino, con un amore infinito. Poi quando se n'è uscito, entrare nella volontà divina vuol dire proprio entrare in questo grande contenitore della volontà di Dio e iniziare ad operare così come fa Dio. Allora perché Dio vuole questo? Perché Dio vuole tanto che noi entriamo nella sua divina volontà? Perché soltanto per questa ragione che lui ci ha creato. Allora Dio non voleva essere solo nella sua creazione insieme al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Volevano uscire fuori di loro per creare come fosse dei piccoli nulla, dei piccoli contenitori. Ma questi contenitori li volevano riempire completamente di se stessi, così che anche Dio poteva essere amato dalle sue creature con amore di Dio, con amore divino, con amore di essere la pariglia, fosse capace di eguagliarlo. Allora, in realtà, tutto il bene che noi possiamo fare, tutto l'amore che possiamo avere, tutta la santità che possiamo sperare di ottenere, lo facciamo al di fuori di questa divina volontà, sarà sempre una santità, un amore, un atto che avrà le qualità e le proprietà della nostra natura umana, che è una natura finita, una natura limitata. In verità Dio vuole che noi riusciamo ad amarlo con la sua stessa volontà divina, nel senso che il nostro amore non finirà mai, vuole un Dio che lo ama da Dio. Per questo la scrittura dicono siete dei figli del Dio vivente. Non è che allora lo scopo però è quello di essere deificati, di essere come dei piccoli dei in cui Dio può guardare e dice guarda, fuori di me stesso trovo me stesso, fuori di me stesso trovo me stesso. Allora lui poteva farlo, poteva creare diciamo un altro Dio, però Dio non può creare se stesso, sarebbe stato sempre inferiore a sé. Allora ha trovato un altro marchingegno, anziché creare un altro che è grande quasi quanto me, un quasi Dio, crea un nulla, un assoluto nulla, un contenitore completamente vuoto, e poi mi trastullerò e mi divertirò tanto da riempirlo completamente di me stesso. E allora Adamo venne, creato in una maniera così perfetta, così bella,
con tutti gli strumenti, ma diciamo era tutto vuoto, non aveva nulla di sé. E in realtà poi tutto il creato che gli è stato messo a disposizione, tutto era stato fatto per lui. Dio ha cominciato il cielo, la terra, il sole, le piante. Quando alla fine ha creato tutto, questa doveva essere una sorta di palestra, un giardino, dove poi ci doveva mettere l'uomo. Allora, una volta che lui ha messo l'uomo nel creato, Adamo doveva cominciare a svolgere la sua vita normalmente, a fare atti, ad usare questa volontà, unita però alla volontà divina, ed usare di tutte le cose del creato, mangiare, dormire, riposarsi, eccetera, fare delle cose semplici, 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 però che costituissero degli atti fatti nella sua divina volontà. Una volta che lui faceva questi atti, animati dalla volontà divina, erano come delle nuove creazioni, degli atti con cui Dio poteva vedere, vedi, io adesso continuo a creare, trovo una creatura che man mano che compie questi atti si assomiglia sempre di più a me stesso. Allora, quale sarebbe stata la sorte di Adamo? La sorte di Adamo sarebbe stata quella di compiere tante azioni, poi, quando lui, senza saperlo, si trovava stracolmo, pieno di atti di volontà divina, quando avrebbe raggiunto non solo l'immagine, ma la somiglianza con Dio, Dio avrebbe detto, ah, io guardo, vedo la perfetta immagine di me stesso. Allora, in un sonno, senza neanche accorgersene, sarebbe passato dal paradiso terrestre al paradiso celeste. La morte, quella che noi chiamiamo morte, in realtà, sarebbe stata per Adamo una dolcissima estasi, senza neanche accorgersene. Lui adesso, il padre dice, ah, ecco, ti vedo, sei un'opera completa. Adesso hai compiuto la formazione della mia vita in te, qui sulla terra, adesso vieni a godere della mia vita in cielo. E questo sarebbe stato il destino di ogni creatura. Adamo è il nostro primo padre, ed è un grande santo, questo lo dobbiamo sapere. Per questo dobbiamo pregare Adamo moltissimo. Non è un santo canonizzato, ecco. Però Luisa ce lo insegna, dice, volete imparare a fare la volontà di Dio, a vivere di volontà divina? E pregate Adamo. Adamo lo dobbiamo sentire come un grandissimo amico, come un grande fratello, come un padre. Se noi potessimo vedere le lacrime di gioia che Adamo, il nostro padre Adamo, sta versando in questo momento, perché vede che ci sono dei figli, dei suoi discendenti, piccolini, semplici, bambini, che però vogliono iniziare a fare le cose lì da dove lui la lasciò. Lui non potette trasmettere questo dono. Che cosa aveva ricevuto Adamo? Adamo aveva ricevuto dei doni naturali, quello del corpo e dell'anima. Insieme ai doni naturali aveva ricevuto dei doni ancora superiori, dei doni preternaturali. E questo voleva dire che Adamo possedeva la scienza. Noi quanto ci dobbiamo affaticare per conoscere tante cose? E dobbiamo iniziare ad andare a scuola, dobbiamo imparare, abbiamo la difficoltà di capire le cose, e ci sono tante lingue che non conosciamo, e tutte le scienze. Se riusciamo a diventare un pochettino esperti in una cosa, quante altre cose non conosciamo? Adamo già sapeva tutto, tutto, tutto conosceva. E lo sapeva, lo conosceva non per superbia, ma soltanto perché tutta quella conoscenza gli doveva servire a trovare Dio, a conoscere Dio, a ricevere l'amore di Dio in ogni cosa creata. Stiamo onorando il nostro padre Adamo, stiamo parlando di un grande santo, di un grande santo. Questo santo si chiama Adamo, è il primo uomo che è stato creato. E niente, parliamo appunto di Adamo, che insieme ad una natura perfetta, con un corpo e un'anima immortale, ricevette degli altri doni, che noi non conosciamo bene perché un po' l'abbiamo persi per strada, però cerchiamo di conoscere qual è la natura dell'uomo, così come è stata creata da Dio. Allora, i doni naturali sono i doni il dono del corpo, un corpo bello, perfetto, non so se avete mai visto, sono innamorata del Michelangelo, della creazione, e c'è quel particolare in cui il dito del padre quasi tocca il dito di Adamo, e si vede questo Adamo con un corpo da corazziere, bellissimo, così,
è un viso da bambino. Dice, ma come fa questo viso da bimbo a essere così cresciuto, così muscoloso, così bello, dolce, fresco? Quando Gesù parla, dice a Luisa, fresco, dolce, vigoroso, potente, così era, con un viso d'angelo, da bambino, innocente. Gli bastava uno sguardo, uno sguardo per respirare Dio ed espirare Dio, inspirarlo ed espirarlo. Anche Adamo non aveva bisogno della fede, perché tra gli altri doni che Adamo ricevette c'era proprio quello della scienza, la scienza infusa. Allora, infusa vuol dire posta in lui, senza che lui facesse nessuno sforzo, messa in lui proprio dalla nascita, dal concepimento. E Adamo conosceva tutte le proprietà naturali del creato e riusciva a vedere, a conoscere, a riconoscere quella terza cosa di cui abbiamo parlato prima. Allora, lui vedeva certamente la cosa creata, sole, va bene, oppure vedeva il fiore. Dice, ah, è bello questo fiore, così come lo vediamo noi. Poi, con la sua scienza infusa, conosceva perfettamente, senza che nessuno gliel'avesse mai detto, era il primo uomo, sapeva benissimo qual era lo scopo del fiore, lo scopo anche naturale del fiore, per allietarlo, per fargli sentire tanta dolcezza, per carezzare le suole le piante dei suoi piedi, per dargli il senso della bellezza del suo creatore. Tutto gli parlava di Dio. Ma c'era anche una terza cosa, questa terza cosa, che è l'atto di Dio di creare il fiore. Questo atto sta depositato nella volontà di Dio ed anche dentro il fiore stesso, perché la volontà di Dio ha creato il fiore e lo preserva, lo mantiene in esistenza. Allora Adamo, senza nessuno sforzo di fede, di conoscenza o di altro, vedeva e godeva di tutti questi atti, di tutto quell'amore particolare, speciale, unicissimo, che Dio aveva messo in ogni cosa creata. Allora poteva adorare e ricevere una speciale comunicazione, una speciale grazia, un amore specialissimo e unico che Dio aveva messo nel sole, e lui lo riceveva. Questo non era il sole in sé, la luce e il calore di cui pure godeva. Non era soltanto lo scopo compiuto della creazione del sole, del far biondeggiare le messi, del maturare tanti fiori, di compiere tanti prodigi, addirittura colorire la sua pelle, riscaldarlo dal freddo, eccetera. Ma era proprio lui si sentiva completamente inondato e completamente affogato da un amore di passione talmente grande che è presente nell'atto di Dio di creare e di preservare il sole. Questa è una scienza infusa in Adamo, per cui lui, senza sforzo di intelligenza o senza dover apprendere nulla, riusciva a ricevere, a vedere, a comprendere quanto lo amava il Creatore, l'amore di Dio, in ogni cosa creata. In ogni cosa creata e anche in se stesso. Aveva Dio dentro e fuori. Un altro dono, preternaturale che Adamo aveva ricevuto, il dono dell'immortalità, ovviamente, non soltanto l'immortalità, ma la integrità da ogni forma di malattia, da ogni forma di indisposizione fisica. Lui non sapeva che cosa fosse, era destinato appunto a vivere in eterno anche con il suo corpo, che nel momento che adesso noi chiamiamo morte, di quell'estasi particolare, sarebbe stato un corpo da corpo, diciamo, sulla terra, sarebbe diventato poi corpo glorioso immediatamente nel paradiso celeste. Allora, questo Adamo così, così felice, così fresco, così forte, così vigoroso, così attivo, e immaginiamocelo per esempio in un poggio del paradiso terrestre, in rapporto con Dio, sempre immerso, adorando Dio, ringraziando Dio, amandolo. E come lo faceva questo? Attraverso il creato, attraverso tutte le cose create. Ed erano come dei canali potenti, come tanti raggi attraverso i quali lui era in comunicazione con Dio. E riceveva tanta conoscenza, perché la scienza infusa era completa dal punto di vista delle scienze naturali, quello che lui avrebbe poi acquisito nel corso dello svolgimento temporale della sua vita,
sarebbe stata la conoscenza esperienziale, tramite l'esperienza, delle cose che lui ha già aveva infuse nella sua conoscenza, come per dire, lui sapeva benissimo le proprietà di tutte le piante, diciamo, già lo sapeva, e l'avrebbe poi utilizzato, sperimentato anche nella realtà, avrebbe utilizzato, non lo so, la calendula, la valeriana, la camomilla per farsi dei deliziosi infusi, se voleva, in qualsiasi altro modo, e l'avrebbe utilizzato nell'ordine perfetto della creazione. Però la scienza infusa non aveva certo compiuto la trasmissione della conoscenza completa di Dio. Dio avrebbe dovuto continuare a distruirlo continuamente del suo essere, perché Dio è infinito. Allora Dio avrebbe continuato a parlare ad Adamo, e gli continuava a parlare, e continuamente, e gli diceva tante cose di se stesso, gli trasmetteva la sua bellezza, gli diceva tanti misteri, tanti segreti, tante cose della sua divina volontà, del suo amore, di quanto lo amava. Questa scienza della divina volontà che Adamo stava ricevendo, doveva però, diciamo, riceverla anche dando una prova di fedeltà. Allora, noi sappiamo poi cosa è successo, no? Con il peccato originale, lui, essendosi sottratto da questa divina volontà, ha perso il collegamento con Dio tramite tutte le cose create, tramite il creato. E allora, avendo perso questo collegamento, ha perso anche i doni preternaturali che con questo venivano, il dono dell'immortalità, dell'integrità, della scienza infusa, ha perso tutto, si è trovato una sorta di blackout. Sì. Allora non poteva più trasmettere quello che non possedeva. Povero Adamo fece soltanto un peccato, quello fu il peccato di Adamo, una sola disubbidienza, disubbidire a Dio nel peccato originale. E poi passò il resto dei lunghissimi anni della sua vita, potremmo dire in espiazione se vogliamo, in rimorso se vogliamo. Ora noi conosciamo qual è la storia seguente. Però ecco, raggiungiamo il punto, un punto importante, che è quello di vedere come Dio vuole assolutamente che noi ritorniamo a quel punto, a quel modo di vivere, così come viveva Adamo prima del peccato originale. Non nel senso che smetteremo di soffrire, oppure non moriremo, oppure non ci ammaleremo più. No, questo Dio non è venuto ad abolirlo. Però lui ci vuole ridare la sua volontà divina, così che i nostri atti possono essere proprio animati da una potenza divina, da una sapienza divina, da un amore divino. E questi atti restano eterni, così come l'atto di Dio di creare il sole è depositato in eterno nella sua divina volontà, così anche i nostri atti, qualsiasi atto che facciamo. Allora, rendiamoci conto che se il Signore, se Dio, non riesce a trovare tante creature che vogliono vivere nel suo divino volere iniziare a fare questi atti potenti, sapientissimi, amorosissimi, animati da tutti gli attributi, da tutte le qualità del suo essere divino e del suo operare divino, è come dire che Dio ha fallito lo scopo della creazione. Questo non è possibile, sarebbe stato un Dio impotente. Allora, il fatto che Gesù Cristo è venuto a redimere, lui è venuto ad espiare e a prendere su di sé tutti i peccati, i nostri peccati, ma il suo compito non si è concluso. Egli vuole non soltanto, ecco, sanare le nostre ferite e farci entrare in paradiso quasi per il rotto della cuffia o al modo umano, ma vuole farci entrare in paradiso già qui in terra, perché quello di Adamo si chiamava paradiso terrestre. Allora, perché il paradiso terrestre ha smesso di esistere? No, no, deve continuare ad esistere il paradiso terrestre. Il paradiso è là dove la divina volontà regna. Nel momento in cui la divina volontà inizia a regnare in un posto sulla terra, nel modo in cui regna in cielo, lì sulla terra c'è il paradiso terrestre. Immaginiamo, senza nessun dubbio, che quando noi diciamo, nella nostra semplicità, anche nella nostra ignoranza se vogliamo, diciamo, volontà divina, io non conosco tutta la tua potenza, non so tutto quello che tu fai, non so tutto quello che tu vuoi, però ti dico, io so che tu vuoi darti a me e che io
posso iniziare a fare qualsiasi cosa che faccio, utilizzando te come mia volontà. Allora, Gesù dice, ci credi che in quest'atto tuo di voler fare, di chiamare la mia volontà, io trovo, ci metto tutto me stesso, ci metto tutta la mia potenza, ci metto tutta la mia sapienza, e sarà un atto che non ha né principio né fine, e si formerà un paradiso sulla terra, tanto che per me non ci sarà nessuna differenza tra lo stare glorioso nel paradiso celeste, insieme con il Padre e lo Spirito Santo, o stare gloriosissimo nel paradiso terrestre del tuo atto. Dice Gesù, ma io pensavo che la tua presenza, anzi a volte sono anche stata dubbiosa, fosse sulla terra nel miracolo dell'Eucaristia, in quel miracolo in cui tu ti fai presente con il corpo, sangue, anima e divinità, e poi ti ricevo, ma poi dopo 15 minuti tu svanisci perché la particola si consuma. Allora, la tua presenza sulla terra è il grande miracolo dell'Eucaristia. Adesso Gesù ci dice che lui vuole formare un'Eucaristia, proprio un'Eucaristia reale, una presenza sua, reale, viva, in ogni cosa che facciamo. Così che quando lo riceviamo nella comunione, tante volte, più spesso possibile, una, due, tre volte al giorno, non lo so, ecco, possiamo poi continuare a perpetuare questa comunione con lui, in ogni cosa che noi facciamo. Allora, è come per dire, il mio atto di preparare la cena sarebbe quello, l'ostia. Allora, anziché un'ostia fatta di pane azimo, un pochettino di farina, un pochettino d'acqua, qualsiasi atto mio, che sia la parola che dico, oppure l'atto di mangiare, oppure l'atto di dormire, quello diventa un'ostia. E Gesù si consacra in questa ostia. Perché, siccome è la sua volontà che opera in quell'atto, Gesù non può stare lontano dalla sua volontà. Dove è la sua volontà, lui è presente. È presente come? Con tutto se stesso, cioè con il suo corpo, con il suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. Allora, Dio è inseparabile dalla sua volontà. E Dio è inseparabile da tutte le sue opere. Nel momento in cui la sua volontà si mette in moto, come questo motore potentissimo, e compie un qualsiasi atto, allora Dio è presente in quell'atto, con tutto se stesso, con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, e con tutto il cielo. Immaginiamoci se i santi, gli angeli in cielo, e per loro la volontà divina è la beatitudine. Contemplare ed essere presenti nell'atto di Dio è il paradiso per loro. Allora, dovunque questa volontà divina si muove e opera, che sia in cielo, ossia in terra, lì è paradiso, lì è beatitudine. Immaginiamo che onore abbiamo noi nel sentirci dire da Gesù, vuoi essere il mio paradiso sulla terra? Vuoi essere con il tuo atto il luogo sulla terra, quasi il quartier generale, quasi un altro mio trono che formo, in cui tutti quanti si vanno a fiondare, gli angeli, i santi, mia Madre Santissima, tutti vogliono partecipare all'atto tuo. Nessuno può rimanere escluso da questo atto. È un atto divino. E per cui questo atto è immenso, è onnipotente, è eterno. Questo atto è tanto glorioso, è tanto ancora più glorioso, perché si compie nel nulla della creatura, nella creatura umana. Allora questo vuol dire, in modo tanto semplice, vivere nella divina volontà. Questa volontà divina, riceverla da Dio, perché Dio ce la vuole dare più di quanto noi la vogliamo ricevere, perché se noi sapessimo quanto Lui ce la vuole dare, noi la vorremmo ricevere con quella stessa potenza con cui Lui ce la vuole dare. Allora, la difficoltà nel vivere di volere non esiste. Dio ce la vuole dare più di quanto noi la vogliamo ricevere. E perché? Perché Lui la conosce, noi non la conosciamo. Allora, quanto più conosciamo quanto è bella questa divina volontà, quanto è potente, quanta felicità ci dona, quanto bene può fare, tanto più la conosciamo, tanto più la vogliamo. Allora, per questo è bello ripetere e farci dire da Gesù quanto è grande, quanto è potente, quanto è dolce, quanto è infinita questa volontà di Dio. Così noi diciamo, io la posso avere, allora la voglio. Tu me la vuoi dare, me la prendo, è mia. Quelle creature che ti potevano ascoltare, ti potevano toccare,
potevano sentire la sua voce, la tua voce. Immaginiamo, ecco, adesso trovarci, non lo so, non so, 2000 anni fa, così, alla presenza di Cristo, e sentire proprio la sua voce, sentire il suo parlare, poter toccare le sue vesti, e guardare in quegli occhi di zaffiro. E Gesù dice, guarda, pensa che la vera felicità non era di quelle creature. Immagina la situazione di quelle creature, dove magari devono fare 300, 400, non lo so, un sacco di chilometri o di miglia, perché dove è andato? Dove è andato Gesù di Nazareth? Tanto qui. No, adesso seguiamolo, ha passato il Mar di Galilea, aspettiamolo dall'altra sponda. Allora dice che correvano altra parte, questi come matti in giro per uscire. Il povero Zaccheo, quanti pugni, quante tumefazioni, il poveraccio si è arrampicato sull'albero per riuscire a vederlo. E poi magari lo vedevano un istante, questo andava, passa via, non c'è più, dice, poveraccio, rimanevano con una stretta al cuore, perché aver ricevuto lo sguardo di Dio e poi esserne privi. Ecco, ricevevano la grazia, ricevevano il tocco di Gesù, che imprimeva in loro il desiderio di possederlo, il desiderio di averlo. E quando dicevano, così come leggiamo per esempio in Maria Paltorta, diciamo adesso tu, e quanti erano contenti quando Gesù ritornava magari dopo tanti mesi nello stesso posto, e quelle persone lui le chiamava tutte per nome. E tu come stai, Levi? E tu come stai, Giovanni? Dice, tu ti ricordi il mio nome? Dice, ma come fai? Ma mi hai visto di sfuggita? Dice, ma non ti dimenticare, cioè, è più facile, dice Gesù, che il sole smetta di sorgere domani, che per me di dimenticarmi di uno che spera in me. Eppure, ecco, la felicità, dice Gesù, non era di queste creature, perché non mi possedevano completamente, mi dovevano venire a cercare e mi desideravano. La felicità e la beatitudine vera è della creatura che mi può possedere completamente, ma non solo attraverso della mia grazia, che è un'emanazione di me stesso, ma con la mia vera presenza, la presenza veramente di Gesù, del Verbo incarnato, che si fa presente perché Lui è presente e opera dovunque la sua volontà opera. Allora Gesù stesso, se vogliamo, è più piccolo della sua volontà, la sua volontà è infinita. Infatti, quando Gesù chiamava Luisa la prima volta a immergersi nel divino volere, e dice, vieni, vieni Luisa, vieni ad immergersi, vieni, vieni ad osservare insieme con me la mia volontà potente che si mette in moto e fa uscire da un solo atto di volontà, da un fiat, tutta la macchina dell'universo, con trilioni di stelle, un'armonia infinita, un cielo, tutte le piante, tutto, la varietà degli animali, le specie, con un'armonia, una sapienza infinita. Luisa vedeva tutto, ammirava e dice, io mi sarei persa in tutto questo, e se poi non mi fossi poi richiusa nella piccola cerchia dell'umanità di Gesù. Così come l'incarnazione del Verbo è un atto di volontà divina, la volontà divina opera infiniti altri atti, tantissimi. Allora, l'umanità di Gesù, possiamo dire, è il centro della divina volontà. Allora, per noi, per essere sicuri che stiamo nella volontà di Dio e per entrare nella volontà di Dio, dobbiamo entrare e metterci nel centro di questa divina volontà. L'unico modo è quello di unirci a Gesù. Allora, è solo attraverso di Gesù che possiamo entrare nella divina volontà. Perché? Perché soltanto in una creatura proprio per sua natura, in cui l'umano e il divino sono uniti ipostaticamente, proprio per una stessa natura, il Verbo divino che si incarna, la seconda persona della Santissima Trinità che prende carne. Allora Gesù è l'anello di congiunzione tra l'umano e il divino. Senza l'incarnazione di Gesù non ci sarebbe stato nessun modo per unire l'umano al divino. Allora, per questo noi, quando entriamo nella divina volontà, così come pure Gesù ha insegnato a Luisa, lo entriamo fondendoci e unendo ogni nostro atto, ogni nostra parte del nostro essere, sia naturale che spirituale, con quelli di Gesù. Io unisco la mia intelligenza alla tua, Gesù, la mia memoria alla tua, la mia volontà alla tua, ma anche i miei sguardi ai tuoi,
sperdo tutto in te, vieni tu a guardare in me, vieni tu ad ascoltare in me. E veramente questa unione è un'unione, in qualsiasi modo noi lo recitiamo, non c'è una formula, impariamo questo. Allora le formule, le preghiere scritte, sì, sono potentissime, sono belle, però quello che fa muovere una volontà, è la sola volontà. Allora, nella misura in cui la preghiera scritta, l'atto scritto, è un veicolo che aiuta a muovere la mia volontà, questo è utile, bello, ma non è il necessario è la volontà. La creatura può fondersi nel divin volere anche senza proferire parola, però siccome noi con un pensiero, con una intenzione, con la volontà, però siccome noi siamo fatti diciamo di carne e ossa, una natura così limitata, abbiamo bisogno di ripetere, di convincerci, di operare nello spazio e nel tempo e di fonderci, di compiere passo per passo tutto questo atto, di fonderci completamente nell'umanità di Gesù. Ma è la volontà quella che conta, non come lo diciamo o quanto tempo ci mettiamo o in che lingua lo diciamo, è l'atto della volontà. Allora il vivere nella divina volontà è una cosa completamente interiore, una cosa che riguarda l'interno della creatura, una cosa che si sviluppa all'interno. All'esterno può darsi che non si veda, non appaia assolutamente niente. E infatti l'esempio più bello del vivere nella divina volontà lo troviamo in nostra Madre Santissima, Maria Santissima. Dicevamo prima, Gesù, Dio per venire, entrare sulla terra in una creatura ha bisogno di un paradiso, ha bisogno di tutto il suo paradiso, tutta la sua volontà presente in quella creatura. Nel momento in cui c'è la sua volontà, lui è presente con tutto se stesso e con tutte le sue opere. E allora possiamo immaginarci quanto è bello e adorabile e santo l'atto del concepimento immacolato di Maria Santissima, in cui dopo tanti secoli, tanto tempo in cui Dio non aveva avuto un paradiso sulla terra, trova di nuovo il paradiso sulla terra, in cui lui può vivere veramente ed operare con il suo divino volere. E è vero che Maria Santissima ha ricevuto questo immacolato concepimento come un dono, però anche lei dovette subire una prova. E infatti, se pensiamo a questo immacolato concepimento, è un concepimento che si compie in un unico atto, ma è talmente un atto grandioso, è talmente un atto bello, quello di Dio dice adesso finalmente avrò un'altra volta il mio paradiso sulla terra, che lui, così come fece una creazione in 6 giorni, il settimo riposò, così allo stesso modo volette ripetere con maestosità, grandiosità divina, il concepimento immacolato di Maria in 6 passi, che sono poi un unico passo, ma sono 6 passi distinti. Allora ripercorriamoli insieme, ma non per fare un esercizio di memoria o altro. Noi non stiamo facendo altro che ripetere questi atti affinché proprio il frutto e questi atti ce li possiamo mangiare, diventano atti nostri e ci trasformano completamente. Se noi adesso ripetiamo insieme gli atti dell'Immacolato Concepimento di Nostra Madre Santissima, è perché la Divina Volontà viene a concepire la sua vita divina nuovamente in noi. Una volta che noi compiamo questo atto, saremo diversi per tutta l'eternità. E questa è la vita dell'anima che vive nella Divina Volontà. Fare e ripetere tutti gli atti che la Divina Volontà compie. E più li ripetiamo, più volte li facciamo, più ne veniamo trasformati, e più li amiamo, e più ne veniamo amati. Allora chiediamo, dice Nostra Madre Santissima, per ricevere la grazia e il dono di poter ricevere appieno il frutto della redenzione che tanto costa al Figlio tuo, rivieni a ripetere in noi l'atto del tuo concepimento, così noi, indipendentemente dall'età naturale che abbiamo, dalle nostre conoscenze, da quanto ci sentiamo bravi, da quanto ci sentiamo cattivi, eccetera, possiamo essere concepiti adesso in una nuova vita, tutta di volontà divina. Immaginiamo come Nostra Madre Santissima, proprio nel momento in cui il suo seme venne concepito nel grembo di Sant'Anna,
il Dio, prima che questo seme potesse essere colpito dalla macchia originale, lo protesse. E tu, la Trinità Santissima, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, con una potenza maestosa, si riversarono sopra e attorno a questo seme. E allora lo circondarono, il Padre, con dei mari immensi di potenza infinita, il Figlio con mari immensi di sapienza, e lo Spirito con mari immensi di amore. Questi mari, li chiamiamo mari, ma non sono altro che volontà divina potente, volontà divina sapiente, volontà divina amorosa, tutta la potenza del Padre, la sapienza del Figlio, tutto, tutti i loro attributi e le loro qualità. Allora si sono messi attorno a questo seme divino. Immaginiamo adesso che noi, con questo atto che stiamo facendo, dico immaginiamo, ma è la realtà, ci vogliamo porre in questo atto del concepimento per essere concepiti noi stessi. Allora, insieme al seme minuscolo di Maria Santissima, noi ancora più minuscoli, ci mettiamo insieme a questo, al seme di Maria Santissima, e veniamo inondati da mari infiniti di potenza, di sapienza, di amore. E in questo momento veniamo concepiti a nuova vita in cui, da oggi in poi, ma non soltanto da oggi, questo andrà a ripercorrere, a rifare anche la nostra vita passata, di modo che poi non ci dobbiamo preoccupare proprio più di niente, il passato, il presente e il futuro diventano a questo punto l'atto del nostro essere concepiti nella Divina Volontà. Luisa veniva chiamata la neonata della Divina Volontà, proprio per questo, perché il vivere nel Divin Volere è una eterna, continua, un continuo concepimento della creatura. È Dio che ripete costantemente l'atto di creare, di concepire la creatura. Allora nella Divina Volontà si rimane sempre neonati, perché si rimane sempre nell'atto di essere concepiti. E allora Nostra Madre Santissima si trovò, e noi con lei, circondati da questi mari, che non soltanto restano attorno al nostro seme per proteggerci, ma restano e vogliono restare attorno a noi per arricchirci in ogni istante, per darci in ogni istante il nutrimento di cui abbiamo bisogno per far crescere questo nostro seme, questa vita divina che Dio ha messo in noi. Adesso, ecco, vediamo come il secondo passo che si compie nella Divina Volontà, nel concepimento di Maria Santissima, è la Santissima Trinità, che si sente rapita dalla bellezza di questo concepimento. E il sorriso della Santissima Trinità a vedere che bello, possiamo avere il nostro paradiso sulla terra un'altra volta. Allora il sorriso della Santissima Trinità per dire: non abbiamo più bisogno di restare in cielo, possiamo trovare il nostro paradiso anche sulla terra, non soltanto in Maria Santissima, ma in tutti i figli del volere divino. E non soltanto la Trinità Santissima sorride, ma tutta la creazione che sorride, perché quella stessa volontà che ci concepisce, quella stessa volontà che è intorno a noi con questi mari infiniti, è la stessa volontà che è presente in ogni cosa creata, e nel sole, nel mare, nel vento, la stessa volontà che li ha creati e li preserva è la stessa volontà che opera in noi. Allora cominciamo a capirci, cominciamo a comunicare, cominciamo a parlare la stessa lingua. Non viviamo più nella Babilonia in cui ognuno parla una lingua diversa. Povere cose create, loro parlano una lingua celeste, chiamata volere divino, e noi parliamo altre lingue. Adesso finalmente, siccome si aprono queste comunicazioni, volontà divina in loro, volontà divina in noi, possiamo comunicare. E siccome noi siamo neonati, comunque rimaniamo sempre in atto di essere concepiti, ma la volontà divina vuole somministrarci il cibo. Dove lo prendiamo questo cibo? Lo prendiamo da tutto ciò che ci circonda, lo prendiamo dalla creazione, lo prendiamo dalla volontà divina presente in tutto il creato. Il sorriso della creazione è il terzo passo della Divina Volontà nel concepimento di Maria Santissima, è il nostro concepimento nella vita della Divina Volontà. Il quarto passo nel concepimento immacolato di Maria Santissima qual è? Qualcuno se lo ricorda? La prova. E stiamo ripercorrendo sappiamo del libro del Nostra Madre Santissima, la Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà. Stiamo ripercorrendo i primi sei giorni. Questo libro
questo libro tanto bello, tanto potente. È un libro d'oro, dice la nostra mamma. È un libro talmente profondo che a leggerlo la prima volta quasi, ecco, o risulta troppo semplice o risulta troppo complicato, quasi non colpisce. Però è un libro talmente potente, dove dice Nostra Madre Santissima, con questo libro voi troverete di tutto, troverete anche la vostra felicità terrestre. Se siete tentati troverete la forza per vincere le tentazioni, se siete accorati troverete il conforto, se avete fame troverete il cibo delizioso della Divina Volontà, se avete freddo potrete riscaldarvi con il calore della Divina Volontà. Allora, ripetere questo libro, diciamo rileggerlo, ripeterlo, vuol dire vedere e ripetere tutti i prodigi che la Divina Volontà ha fatto in Nostra Madre Santissima. Ma il suo scopo è quello di far ripetere questi prodigi anche in noi. Infatti, quando noi leggiamo le lezioni della Nostra Madre Santissima, dice, sai figlia mia, la Divina Volontà fece questo, questo, questo e questo. Adesso, se anche tu vuoi vivere nel Divino Volere, sappi che la Divina Volontà compirà il primo passo anche in te. Ti circonderà di mari di potenza, di sapienza, di amore. Sappi, figlia mia, che se anche tu decidi di morire piuttosto che fare un atto solo che sia di umana volontà, anche la Santissima Trinità sorriderà in te e tu sarai il sorriso della Santissima Trinità. Quindi Nostra Madre Santissima, che è la nostra guida, ci dice queste cose non soltanto per dirci vedi quante cose belle ha fatto la mia volontà divina, ma un libro attivo, è un libro che è proprio fatto per compiere questo prodigio nella creatura. E la cosa poi interessante è che Nostra Madre non è che ci chiede delle cose complicate in questo libro. Se andiamo a vedere dice sì, va bene Madre Santa, ma che cosa devo fare? Dice, fioretto, oggi, in questo giorno, dirai tre glorie al Padre in onore della Santissima Trinità per avermi, diciamo, dato tanti privilegi. E ripeterai questa giaculatoria. Madre potente, Regina potente, pronunzia il tuo fiat, creemme la volontà di Dio, oppure offri tu stessa il sacrificio della mia volontà al mio creatore. Tante piccole preghierine, tante cose semplici, semplici, come una mamma ai suoi piccoli bambini. Allora per dire che non è che Nostra Madre Santissima ci chiede delle cose difficili e complicate, ci tratta proprio come i bambini neonati. Allora l'unica cosa che lei vuole ottenere in noi è la nostra decisione per dire Madonna, vedi quante cose belle lei mi vuole dare, io non voglio più fare la mia umana volontà, perché so che se decido come lei vuole di fare la volontà divina, tutti questi doni che l'ha ricevuto diventano doni anche miei. Lei che è la regina della divina volontà può essere madre di tante piccole regine che vivono nel divin volere. Lei vuole essere una regina, madre di tante regine, come Gesù è il re dei re, non dei re degli schiavi. Loro hanno questo regno grande, il regno della divina volontà, che è un regno senza popolo. Dov'è il popolo? Ogni re si gloria di avere un popolo, una grande popolazione, un regno e tante cose. Soltanto il regno di Dio deve essere vuoto, senza popolo, senza corteggio, senza ministri. E allora, ecco, il quarto passo che la Divina Volontà compì nel concepimento immacolato di Maria è la prova. La prova che Nostra Madre dovette superare è una prova troppo grande. Allora, Nostra Madre Santissima, nel momento in cui venne concepita, ricevette in dono l'intelligenza, così come Adamo. E ricevette la conoscenza di tutto quello, di tutte le aberrazioni, della gravità, di tutte le cose che il peccato causa, del dolore divino, dell'offesa atroce, che vuol dire peccare, uscire dalla volontà di Dio. Non soltanto, ma lei si rese conto di quanto questo, tutto il dolore che doveva costare a un Dio per riparare a questa offesa.
Allora lei, senza saperlo, dal momento in cui era un piccolo seme nel grembo di Sant'Anna, senza saperlo, lei già si sentiva madre. Lei già si sentiva madre e già si sentiva che avrebbe voluto morire proprio per amore di tutte le creature. Lei già si sentiva madre di tutte, senza sapere il perché, senza conoscere il segreto della propria maternità divina, senza sapere che lei sarebbe stata la madre del Redentore. La divina volontà già mise in lei l'amore materno. E lei legò la sua volontà ai piedi del Padre e dice: a costo di qualunque sacrificio, a costo di qualunque dolore, non la vorrò fare mai. Mai voglio conoscere la mia volontà. Tant'è vero che il primo atto che compì Nostra Madre Santissima, già nel seno di Sant'Anna, non fu quello di dire ti amo a Dio, no. Lei rinunciò pure a dire ti amo a Dio con la propria umana volontà. Non la volle conoscere neanche per dire ti amo a Dio. La prima cosa che fece fu quella di legare la propria volontà al trono dell'Eterno. Soltanto dopo che passò questa prova, ecco, si sentì trionfante. Però la cosa che mi colpisce, e questo è il quinto passo nell'Immacolato Concepimento di Maria, la cosa che mi colpisce è che noi pensiamo a un trionfo, uno dice deve compiere una battaglia, deve fare chissà cosa, cioè, appena legai la mia volontà al trono dell'Eterno, mi sentii trionfante. Allora, in che cosa consiste questo trionfo? Deve succedere qualcosa? Cioè no, appena io legai la mia volontà al trono dell'Eterno, il mio trionfo già cominciò, mi sentii trionfante. Allora, possiamo dire che la nostra prova, il nostro trionfo, si può compiere in un momento veramente molto, nel momento in cui decidiamo, dice, Gesù, io ti voglio dare la mia volontà, perché io non mi fido della mia volontà, con la mia volontà potrei fare magari un bene, ma un piccolo bene, ma potrei offenderti. Non la so usare questa volontà, questa mia volontà che è tanto potente, è come se fosse una patata bollente nelle mie mani. È tanto potente, tanto bella la volontà umana, è la cosa più bella che Dio ha creato. È come dare un diamante, una cosa preziosissima, metterla in mano, non lo so, ad un malato, ad uno che non si rende conto di niente, ad un bambino, ad un neonato, ad una scimmia. Che fanno? Non si rendono conto di quello che hanno per le mani. La nostra volontà nelle nostre mani, fuori da quella di Dio, diventa uno strumento pericolosissimo, peggio di guidare senza una patente, perché la nostra patente, il nostro passaporto è la volontà divina. Senza di quella noi, con l'umana volontà, possiamo soltanto andare a farci male. Allora, nel momento in cui con un atto, voglio legare la mia volontà alla volontà divina, il nostro trionfo già comincia, ci possiamo sentire trionfanti. Non è che deve succedere qualcosa di grave per avere il trionfo, no. Nel momento in cui leghiamo la nostra volontà alla volontà di Dio, già comincia il nostro trionfo. Già la volontà di Dio inizia a muoversi in noi e diventa trionfante. Il sesto passo che la Divina Volontà compie in Maria Santissima è quello del possesso. Lei dice quanto è bello sentirsi amati da Dio. In questo amore l'anima sente felicità divina, gioia divina e si sente tanto abbellita che Dio stesso si sente rapito dalla bellezza che infonde nell'anima nell'amarla. Oddio, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Dio stesso nell'amarmi con la sua volontà infonde in me la sua bellezza. Allora dice, io ti metto la mia bellezza in te e faccio questo trucco. Dico, penso che se lo sapevo, mi infondo la mia bellezza in te e poi mi rapisco nell'amarti. Dico, quanto sei bello, ma è bellezza tua? No, è bellezza tua e ti amo per questa bellezza. Allora noi non dobbiamo fare niente, non abbiamo bisogno di conquistare la nostra bellezza, non abbiamo bisogno di conquistare l'amore di Dio. Non abbiamo bisogno di cercare di essere virtuosi con le nostre forze. Siamo sempre pieni di difetti. Allora, quando possiamo iniziare a vivere di volontà divina? Quando ci sentiamo perfetti? Quando ci sentiamo avanzati nel cammino delle virtù? No, è impossibile. È impossibile.
Allora, meno male che siamo imperfetti, meno male che ci sentiamo imperfetti, meno male che cadiamo, perché vuol dire che possiamo da subito cominciare a volontà, di vivere di volontà. No, mamma, allora, niente. Brava, bravissima. I sei passi del... Sì, sì. Tra l'altro è importante, diciamo, magari alcuni possono avere familiarità con questo libro, con questo libretto, altri meno. Però non lo chiamiamo il libretto del mese di maggio, è troppo riduttivo. E, anzi, addirittura, se lo leggiamo, ci capita un giorno ogni mese di maggio, riproponiamoci poi di continuare a tenerlo come una specie di diciamo di libretto di esercizio. Non è un libro di teoria, è un libro di esercizio, un libro di esercizio. Tant'è vero che più volte poi lo ripetiamo e più diventa potente, più diventa potente, più lo conosciamo. Se lo apriamo una volta all'anno, nel mese di maggio, allora poverino è come non riusciamo, diciamo, non gli facciamo compiere i prodigi che vuole compiere, perché è un libro trasformante, è un libro d'oro, è un libro d'oro. Ogni passo, ogni giorno, ogni passo che la Divina Volontà compie in Maria Santissima è un passo che Maria Santissima, con la sua parola di madre, la sua premura di madre, si impegna in una maniera assoluta e sacrosanta a compiere nell'anima. Allora, se lei si impegna a fare questo, ecco, chi più di lei, veramente? Allora, infatti noi potremmo anche andare oltre il sesto, il settimo, l'ottavo passo, e vedere tutti quanti questi passi che la Divina Volontà vuol fare, non soltanto nel concepimento, ma poi nella vita della Divina Volontà. Allora, il concepimento immacolato di Maria, con il sorriso di tutta la creazione, il sorriso della Trinità, il sorriso della creazione, la prova che passò Maria Santissima. E per noi questa prova in che cosa consiste? Ci dobbiamo prendere una laurea specifica per poter avere, insomma, no, per fortuna. Allora l'unica prova che noi abbiamo è quella veramente di accettare. Di accettare, di credere e di volere questo dono, ardentemente di volerlo, e di appropriarcene con una fiducia scandalosa, con una fiducia scandalosa, che, no, veramente, che deve suscitare l'orrore, quasi per dire, ecco, parlo in termini paradossali, però, quando proprio tutto ciò che in termini umani sembra impossibile, dice, ma com'è possibile che il Signore Dio vuole mettere in me un dono di santità che è superiore a tutte le santità che si sono viste sulla faccia della terra, di questi grandi colossi di santità che io neanche gli posso veramente toccare l'accio del sandalo, manco legarglielo. Allora non ha detto pure Gesù, ha detto che, ecco, e Giovanni Battista, chi più di lui è santificato nel grembo della madre, eppure il più piccolo nel regno di Dio sarà più grande di lui. Allora, questa è una santità che non dipende dai meriti umani, non dipende dai meriti umani. Ecco, l'unica cosa che noi dobbiamo fare è metterci in ordine a Dio, in ordine a Dio. Quando ci troviamo nell'ordine di Dio, non c'è nulla nella nostra vita che è contrario all'ordine di Dio, all'ordine dei comandamenti, all'ordine della sua grazia. Non c'è in quel momento, perché è volontà sua, in quel momento perché è volontà sua, possiamo dire, divina volontà, io voglio compiere, voglio vivere in te, voglio vivere di volontà divina. La divina volontà non aspetta niente, non aspetta neanche un nanosecondo. Magari siamo noi che abbiamo paura, che abbiamo mancanza di fiducia, che pensiamo che qualcosa deve succedere, pensiamo che dobbiamo aver letto tutti e 36 volumi, pensiamo che Luisa deve essere beatificata, pensiamo che deve aver come minimo frequentato un certo numero di cenacoli, oppure pensa... No, la volontà divina non aspetta nessuna di queste condizioni.
Nel momento in cui la creatura dice, volontà divina, voglio, insegnami, voglio vivere in te, e ci disponiamo e siamo aperti alle conoscenze che la volontà divina vuole comunicarci, perché una cosa come la possiamo volere ardentemente se non la conosciamo? Allora la volontà divina più è nostra e più la vogliamo, ma più la conosciamo e più la vogliamo, e più la conosciamo e più la amiamo. Allora tutto sta in una volontà anche inconsapevole. Noi possiamo dire, Dio mi vuole dare un dono grande, io questo Dio ancora, questo dono ancora non lo conosco completamente. E così come pure per la fede, io, come diceva Pascal, no? Cominciate ad agire come se aveste fede, la fede vi viene data. Allora, ecco, cominciamo ad agire, ecco, convincendo noi stessi. Quando vogliamo vivere di volontà divina, quando cominciamo a vivere di volontà divina, ecco, ci possiamo mettere la mano sul fuoco che il Signore ci mette a disposizione tutte le circostanze, tutte le cose, inizia a muovere la volontà divina dentro e fuori di noi. Allora ci vieni volontà divina. Allora Gesù non se lo fa ripetere due volte e dice allora inizia a muovere tutto, le creature, le circostanze, il creato, tutto comincia a muoversi dentro e fuori di noi per farci compiere, per metterci nel punto di vivere nella volontà divina. Tutto, tutta la volontà divina che è a disposizione di Dio, e Dio si trova dappertutto, tutto il creato, tutti i tempi, tutte le generazioni cominciano a muoversi attorno a noi, tutto comincia a contribuire, ad operare affinché questa creatura si metta e resti nel punto di vivere nella divina volontà. Allora possiamo essere sicuri, assolutamente sicuri, nel centro di una sicurezza, di una fortezza inespugnabile, che Gesù inizia a muovere, muove tutte le circostanze, nei modi più impensati, per far compiere in noi la volontà divina nel modo più perfetto. Allora, se io inizio, dice, voglio vivere di volontà divina, e comincio a dire, ecco, adesso d'ora in poi starò benissimo, oppure mi sentirò soddisfatto, oppure avrò un grandissimo fervore che terrò per tutta la mia vita, oppure questo tipo di problemi finiranno, cioè, allora è come noi dobbiamo riconoscere le circostanze, che tutto quello che Dio muove intorno e fuori di noi è la volontà di Dio, perché quella è la volontà di Dio. Allora, anche se può sembrare controintuitivo, anche se la nostra volontà magari ci suggerisce degli altri modi in cui Dio potrebbe compiere questo prodigio, povera volontà umana, è stata abituata per millenni a regnare. Vuole cercare ancora di regnare, di fare le sue estrapolazioni, di fare le sue proiezioni. Dice, guarda, la santità nel vivere e nel divin volere si svolgerà in questo modo, allora questo succederà, il Signore ti troverà in queste circostanze, in questo modo, in questo modo. Allora, allora dice, voglio vivere nella volontà di Dio, però poi inizia a dire, ma no, questo no, ma no, perché Gesù questo? Allora dice, ma tu hai detto che volevi vivere nella mia volontà, stati sicuro che questa è volontà mia. Allora, riconoscere con una fiducia scandalosa contro qualsiasi evidenza, contro qualsiasi evidenza, contro quello che ci suggeriscono le creature, contro quello che ci suggerisce la ragione, contro quello che ci suggerisce la storia, contro quello che ci suggerisce il cammino di santità che ha fatto questo o quest'altro santo. Noi possiamo essere certi, se ci abbandoniamo completamente nelle mani di Gesù, che tutto quello che Lui andrà a muovere dentro e fuori di noi è perché vuole vivere in noi con la sua divina volontà. E allora, quello che noi dobbiamo fare, dice Gesù, la virtù dell'abbandono è la virtù più grande, è la virtù più infinita. Noi non... se
pensiamo, non lo so, ecco, devo vivere nella volontà divina, però ecco, non riesco a fare questo, non riesco a fare quest'altro, mi sento incapace a fare questi atti. No, allora, se noi ci abbandoniamo completamente, Gesù è più felice di un atto di abbandono che di mille sforzi nell'ansia. È più felice di un atto di abbandono che di mille tentativi, di mille sforzi, con la paurella, con l'ansia. Dice, ma tu c'hai un pochino di paura, c'hai un poco d'ansia, c'hai un pochino di dubbio. E dice, che? Non lo sai che? Allora non ci credi che ti tengo tra le mie braccia? Non ci credi? Allora l'atto più grande, l'atto più eroico che la creatura può fare è quello di dire, sì, io Gesù, io credo in te, credo che in questo momento tu stai facendo in me un prodigio divino, lo stai compiendo nella maniera più assoluta. E io più ignorante mi sento, più inadeguata mi sento, più inarrivata mi sento, più incapace, allora più tu hai la possibilità di questo prodigio di compierlo ancora più grande, ancora più grande, ancora più prodigioso, ancora più efficace per tutte le generazioni. Allora, e dice, le circostanze non cambiano, io ho iniziato a fare atti nella mia divina volontà, ma la mia famiglia ancora non si muove, oppure i miei figli non vanno neanche a messa la domenica, oppure ho provato a dare gli iscritti a questa persona, ma me li ha riportati indietro, eccetera. La nostra unica preoccupazione, la nostra unica preoccupazione deve essere quella di credere, continuare a credere fermamente che Dio ci vuole dare la sua divina volontà e noi la possiamo fare nostra. Allora questa convinzione, questa fede, questa convinzione di noi stessi, questo abbandono, lo alimentiamo, ha bisogno di cibo. Il cibo di cui abbiamo bisogno è il cibo delle verità, il cibo delle verità. Il cibo delle verità lo troviamo in questi scritti. Allora, così come ci nutriamo, diciamo, tre volte al giorno del cibo, due volte al giorno, insomma così, così come il nostro corpo ha bisogno del cibo materiale. Ecco, per esempio, non lo so, il registratore non funziona. Ogni tanto si spegne. Gesù che ci sta dicendo? Si sono consumate le pile. Allora, vediamo questa cosa proprio nella volontà di Dio. Gesù ci sta dicendo, bambini, io queste verità me le sto scrivendo nel cuore, non ho bisogno di registrarle. Allora, sì, no, siamo d'accordo che, diciamo, l'ascoltare alcune cose è bene ripeterle, però in questo momento la divina volontà, diciamo, sta disponendo le cose in questo modo, allora noi possiamo essere sicuri che qualsiasi altro modo sarebbe stato peggiore. La divina volontà la sta disponendo in un modo perfetto, in un modo perfetto. Anzi, lo sta facendo per alimentare ancora di più la mia fiducia. Dice, guarda, sicuramente io ti do tanti, tanti modi, tanti strumenti nel modo naturale per te, per alimentarti di questa mia verità, ma adesso ti dico che queste mie verità sono scritte, le sto scrivendo in modo talmente potente nel tuo cuore che tu il registratore ce l'hai all'interno del tuo torace. Ed è un registratore vivente. Ecco, questo atto di abbandono, di fiducia, di gratitudine a Gesù, grazie Gesù che stai scrivendo il regno della divina volontà dentro di me, ci fa sentire sicuri, ci fa sentire che dipendiamo da Lui. Ci fa sentire che Lui ha in mano le redini della nostra vita, che non abbiamo, diciamo, bisogno di tante cose, ma in realtà non abbiamo bisogno di nulla. E tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare la divina volontà e vivere nella sua divina volontà, Gesù ce lo dà prima ancora che noi lo chiediamo. Perché nel momento in cui io dico, voglio vivere di volontà divina, in quel preciso nanosecondo tutto l'universo, tutta la macchina infinita potente della divina volontà, con tutto il creato, tutto il cielo, tutte le generazioni si stanno muovendo attorno a questo punto. Il punto è la creatura
Rossana che dice, voglio vivere nella divina volontà. Il cielo, la terra, tutti, tutto si sta muovendo per compiere questo atto. Allora non c'è niente in cielo e in terra che possa impedire a questo atto di compiersi. È impossibile. Noi crediamo più al potere di consacrarci al male, sappiamo quanto, se io dicessi, se dicesse una creatura dicesse in questo momento voglio consacrarmi al nemico, allora noi ci sono tante queste formule atroci, consacrazione, allora il male comincia e inizia. Allora quanto più potente, quanto infinitamente più potente è la volontà di Dio? Quanto infinitamente più potente è la volontà di Dio? Allora, grazie volontà divina, che ogni volta che noi ripetiamo, in qualsiasi modo, sentiamoci pure tanto liberi e tanto forti, tanto indipendenti. Ecco, stamattina, per esempio, abbiamo visto come tutto ciò che Gesù ci vuole mettere nella sua stessa condizione, quasi di vivere a mezz'aria tra il cielo e la terra. Tra noi creature, per esempio, ci possiamo aiutare in tanti modi diversi, ma è sempre Gesù, è sempre Lui l'autore del bene. Allora, il bene che sembra che non ci possa raggiungere perché c'è un impedimento, in realtà non c'è nessun impedimento, è sempre Gesù che ci dà tutto il bene di cui abbiamo bisogno e muove tutte le circostanze. E dice Luisa, anche con i miracoli più impossibili, per mantenerci nel punto di farci vivere nella divina volontà. Allora, tutto quello che dobbiamo fare noi, con tutta pace, con tutta tranquillità, con una fiducia completa, con una sicurezza completa, perché è Gesù che sta muovendo il tempo e l'eternità per compiere questo suo atto. Oh, e per chi più di Lui sa fare? È Lui che sa fare, è Lui che fa. È Lui che sa fare. Gesù ci vuole trasmettere questa fiducia potente, che nasce dal nostro abbandono. E questa è la fonte della pace per l'anima che vive nella divina volontà. La pace è sapere che abbiamo tutto a nostra disposizione, tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche tutto ciò che non conosciamo, perché noi pensiamo di aver bisogno di una cosa, in realtà possiamo averne bisogno di un'altra. Tutto è a nostra disposizione per compiere il prodigio di farci vivere di volontà divina. Il desiderio più grande di Nostra Madre Santissima è di avere un popolo di figli nel volere divino. È lei stessa che si muove maternalmente promorosa, mi metto all'opera e girerò tutti i popoli, tutte le nazioni. Lei sta facendo il giro del mondo, sta chiamando tante creature, tanti piccoli, e più vede l'incapacità, più vede il fallimento dell'umano volere. Più vede quasi l'insicurezza, più vede i nostri insuccessi e più vede che lì c'è terreno fertile, ah, qui si può fare una bella semina per un bel raccolto. Dobbiamo temere piuttosto quando ci sentiamo tanto forti, quando ci sentiamo tanto sicuri che possiamo fare tante cose, che possiamo fare. Il Signore, come così lo fece con Luisa, ci darà sempre la grazia nel suo divin volere di farci sentire sempre deboli, farci sentire sempre che abbiamo sempre bisogno di Lui, sempre di più, sì, sì, sempre di più, così che la divina volontà può compiere i suoi prodigi. E allora, quello che noi non troviamo, che non ci appaga, che non ci dà sicurezza, che non lo troviamo al di fuori di noi, non lo troviamo nelle creature, non lo troviamo nel mondo, lo troviamo nella divina volontà, e la divina volontà comincia a manifestarsi. Allora dice, tutti questi beni che sono gratuiti, tutti questi atti di volontà divina che si muovono, che sono pregni di conoscenze, di pace, di beatitudine, tutto quello che per esempio abbiamo visto ieri, tutti gli atti della volontà divina racchiusi nella creazione, tutto, tutto, è un patrimonio a nostra disposizione. Ed è lì che come piccoli pesciolini noi nuotiamo e ne prendiamo a piene mani. Tanto che ci sentiamo tanto uniti a questi atti, che dovunque sentiamo parlare di Gesù, anche nella Santa Messa, quando sentiamo questi, ecco, non è più la lettura del Vangelo
che è una cosa esterna che ci viene raccontata. Dice, vedi Gesù, stiamo parlando degli atti nostri, stanno parlando della nostra vita, Gesù. Quando ci mettiamo all'interno della creazione e vediamo tutte le cose belle che ci circondano, dice, vedi, volontà divina, questi sono gli atti nostri, che li possiamo dare, li possiamo gestire come vogliamo, e li possiamo usare, li possiamo utilizzare a bene di tutti i fratelli. L'anima che vive nella divina volontà è l'anima più ricca, è l'anima che è ricchissima. Tutto quello di cui hanno bisogno tutte le creature, se stessa e tutte le creature, lei lo possiede. Allora, per questo dice Gesù, nella santità che vivere di vivere nel mio divino volere, il pensiero di se stessi non entra. Il pensiero di se stessi è come dire, adesso io penso a me perché penso che ho bisogno di qualche cosa. Ma come? Figlia mia, tu sei ricchissima, hai tutto a tua disposizione, tutto, tutto, non ti manca niente. Ti ho cresciuta sulle mie braccia come una regina, hai a disposizione il cibo prelibato, tutti i miei atti, tutte le ricchezze del mio volere, tutta la mia santità, la mia bellezza, la mia volontà. Ecco, io ti abbellisco, ti abbellisco della mia stessa bellezza, ti do la mia stessa santità, ti do la mia stessa potenza, di tutto hai a disposizione, sei ricchissima e che vai a pensare che ti serve qualche cosa? No, piuttosto pensa a come puoi utilizzare tutte le ricchezze che hai a tua disposizione. Allora, quando ci prende il pensiero di noi stessi, o il dubbio, il pensiero di noi stessi come creature, e ci rivolgiamo, ci raggomitoliamo dentro noi stessi, allora slanciamoci ancora più forte, in una maniera ancora più potente, nel volere divino. E diciamo, vedi volontà divina, questa mia vita è tua. E la tua vita è la mia, io mi abbandono completamente in te, è l'atto più eroico. Magari possiamo, prima di andare, perché adesso veramente, altrimenti facciamo tardi, non lo so, basta che leggiamo soltanto una parola di quello che dice Gesù, dal volume 32, che leggevo stamattina, per esempio. E teniamocela scritta nei nostri cuori questa parola. La virtù dell'abbandono è la virtù più grande, è impegnare Dio. L'abbandono dice a Dio, io non voglio sapere nulla di me stesso, io non voglio sapere nulla di me stesso, questa mia vita è tua, non mia, e la tua è mia. Da oggi in poi, diciamo, quando ci viene il pensiero di noi stessi, la preoccupazione di noi stessi, in ogni forma... Puoi ripetere? Perché... Sì, sì. Io non voglio sapere nulla di me stesso. Di me stesso io non voglio sapere nulla. 23 aprile del 33. Io non voglio sapere nulla di me stesso. Sì, sì, sì. 23 aprile del 33. Che tra l'altro è il compleanno di Luisa. Aprile 33. Sì. Io di me stessa non voglio sapere nulla. Vabbè, allora lo trovo sul volume. Volume 32. Ah, 32. Ma questa verità... Sull'abbandono le troviamo in tutti i volumi, non abbiamo bisogno di andare al 32, infatti. Qualunque. Però per sentircelo dire da Gesù, l'abbandono a Dio vuol dire io di me stessa, non voglio sapere niente, non voglio capire niente, non voglio sapere se sono bella, se sono brutta, se sono intelligente, se sono brava, se ho capito, se non è capito, pensaci tu, di me stesso non voglio sapere niente. L'unico atto che voglio fare è abbandonarmi nella tua volontà. E Gesù inizia a muovere tutte le circostanze, inizia a muovere anche la mia intelligenza per capire. Perché il vivere nel divin volere non ha bisogno di un intelletto umanamente sviluppato, no. Il vivere nel divin volere si dona come scienza che si infonde nella creatura, con una potenza divina. Allora non ci facciamo abbagliare dai modi umani, dalle scienze umane, dalle eloquenze umane, no, il Signore le fa di tutti i tipi. Le fa di tutti i tipi, no, assolutamente, le fa di tutti i tipi, no, questi non sono i modi dell'operare divino. Il vivere nella divina volontà è una santità divina che si comunica in modo divino alla creatura, basta che lo voglia, ardentemente lo voglia, e con tutto il proprio essere, con le potenze che ha a disposizione,
con la propria volontà, con la propria, non con la volontà di un altro, con la capacità di un altro o con le belle parole. No, per niente, no, assolutamente. Io di questa mia vita, non ne voglio sapere niente, non voglio sapere niente chi dice questo, dice quest'altro, o come si dovrebbe fare, o che formula utilizzare. Dobbiamo sentirci, la creatura vuole sentirsi abbandonata completamente nelle braccia di Gesù. Questo è l'atto più eroico che noi possiamo fare. Allora, se stasera cadiamo e ci rialziamo, diciamo allora ecco tutto il bello che avevo immagazzinato oggi, io mi sento, diciamo, no, ancora di più ci slanciamo nelle braccia della Divina Volontà, sempre di più. Non abbiamo bisogno di nulla, nulla di ciò che Gesù non ci dà in questo momento. Io voglio fare la volontà divina adesso, Gesù mi dà adesso tutto quello di cui io, ho bisogno per fare la sua divina volontà completamente. Poi, con il nostro desiderio, Gesù ci nutre con il cibo delle sue verità e noi, con santa umiltà proprio, ci accostiamo a queste verità, a questi scritti e li prendiamo con semplicità, piano pianino, con desiderio, con amore, e sarà Gesù stesso che ci istruisce, in modo semplice. E lui ci aiuta in tanti modi, ci aiuta, e lui è sempre Gesù che ci aiuta, ci può aiutare Gesù in una creatura, Gesù in una circostanza, Gesù, ma è sempre la volontà divina. La creatura non dipende da nessuno che non sia Gesù. Allora Gesù fa la sua santità nella divina volontà in infiniti modi diversi, tanti quanto devono essere i figli del divino volere. Non esiste lo schema o il modo. Dice, io non posso essere uguale a te, perché altrimenti andiamo nelle santità umane, dove tutti vogliono essere come il santo. Tutti, infatti, si vestono pure come il santo. Dice, ci vestiamo pure come il santo, perché a quell'epoca si portava, in 1200 ci vestiva, oggi nel 2008 ci si veste come, e si porta... No, voglio dire, gli abiti religiosi sono delle cose belle, però voglio dire, è importante vedere la... Però è il modo umano di imitare l'uomo, di sentire un senso di appartenenza e di averlo anche con la veste. Allora Gesù dice, io sono talmente gelosa di te che la veste te la do io. Sono talmente geloso che non voglio che tu devi copiare nessuno. Talmente gelosa di te, non ci provare ad essere qualcun altro, tu devi essere come voglio io, non ci provare a pensare che un altro possa sapere più di te o conoscere più di te, o io devo copiare il modo di un altro in vivere, no, tu sei la mia figlia nella divina volontà e io ti voglio come voglio io, perché uguale a te non ce n'è nessuno. Allora il vivere nel divin volere si deve sviluppare nella creatura così come lo vuole Gesù. Questo ci dà un senso di fiducia tale, un senso, un segreto, ci mette l'anima nel segreto tra l'anima e dirci, vedi Gesù, stiamo lavorando assieme, sì. Facciamo, sì. Ecco, interagiamo, uniamoci ad altri. Però, vedi Gesù, abbiamo questo progetto che portiamo avanti insieme. Tutto poi facciamo tutto, svolgiamo la nostra vita in tanti modi diversi, ci incontriamo, compiamo i nostri doveri, però l'anima è sola con Gesù. Voi, ecco, noi siamo, almeno io sicuramente, i principianti della Divina Volontà. Vorrei sapere se, diciamo, qualcuno qui è avanzato, esperto, oppure se siamo tutti principianti. Siamo tutti principianti. No, chi ha mai sentito parlare di chi è la prima volta che diciamo sente parlare di Luisa, del Dino? La prima volta. Chiedo scusa, ma io la sento parlare da mia madre da quando sono nata, perché io so proprio il paese di Luisa. Sei di Corato? Ancora tu. Perciò. Allora mamma, sei tu che ci devi parlare, no, ti prego. No. Dopo, quando sono venuta qui, io sono stata testata, però
Però hai perso l'accento coratino, Beh, oddio, sono che è 45 amabile, è anni, bellissimo. 45 anni, Nene, senti 40. Luisa che dice Nene. Sono 45 anni che manco Che di me. onore, vedi? 47, anzi. E la vita l'ha riportata un'altra volta da Eh sì, lui, bravo. infatti. Allora. Allora, niente, ecco, passiamo un po' di tempo insieme e vogliamo pregare e in uno spirito di preghiera, soprattutto oggi, lunedì del primo giorno della settimana santa. E se pensiamo a quanto nostro Signore sta soffrendo in questo momento già. Ecco, nella Chiesa ci si ricorda magari della passione, delle sofferenze di Gesù, a stento forse una volta all'anno, quando in tempo di Pasqua si fanno queste, la Via Crucis, si pensa alle pene di Gesù, oppure, non lo so, il Venerdì Santo, oggi c'è l'astinenza, uno non sa neanche cosa vuol dire, insomma così. Poi alla finale arriva casa, boh, domani è Pasqua, È finito perfetto. tutto. Sì. Le uova di Pasqua già si cominciano a vendere al mercoledì, delle ceneri, già cominciano a circolare e tutto quanto, ancora prima. Allora, ecco, innanzitutto vogliamo ringraziare il Signore per averci messo così raccolti qui insieme. Noi siamo raccolti in suo nome e insieme con la sua mamma, nostra Madre Santissima, perché senza di lei non potremmo in realtà compiere passo. E con Gesù. E vogliamo, ecco, offrire questo giorno, questo tempo che stiamo qui a pregare insieme, proprio come un atto di amore, di compassione, di preghiera nei confronti di Gesù. Se pensiamo che, ecco, lui oggi è lunedì, pensate che non sapeva che sarebbe stato crocifisso, voglia, già sentiva proprio il tormento di tutti i peccati, di tutti i tradimenti, si trovava lì a dover interagire, parlare con persone che sapeva benissimo qual era la loro intenzione e sapeva di dover dare un dolore atroce a sua madre che era già morta con lui in questi giorni. E allora, ecco, diciamo il primo incontro con Gesù che si fa normalmente è l'incontro col crocifisso. Diciamo, io sono cristiano, sono cattolico, c'ho il crocifisso. E perché questo crocifisso? Diciamo che il Signore per mostrarci quanto ci ama. La cosa che è più efficace è mostrare quanto soffri per la persona amata. È bello dire ti amo a parole, ma se non ci sono gli atti, se non c'è il sacrificio, è proprio lì che si vede l'amore per una persona. Adesso Gesù ha patito tanto nella sua crocifissione, però in realtà noi scopriamo, e Gesù stesso ci dice, che queste sue pene, di quando è stato crocifisso, che sono durate tanto, sì, ma diciamo relativamente poco in confronto alla sua vita pure di 33 anni, non sono in realtà tutta la passione che lui ha sofferto per noi. Ci sono anche altre persone, diciamo, che soffrono nel corpo, eccetera, ma questo in realtà non sarebbe bastato a redimere tutta l'umanità. Allora, rendiamoci conto che per il sacrificio di Gesù, che è uomo e Dio, allora, il paradiso che era chiuso, diciamo, non c'era nessuno, era vuoto, c'erano gli angeli, i santi, no, gli angeli soltanto, gli arcangeli ad adorare il trono del Padre Celeste, ma tutte le creature stavano lì nel limbo ad aspettare quelli che erano già morti prima della redenzione di Gesù. E tutto il resto, tutti noi, niente, non avremmo avuto le porte aperte per entrare nella celeste dimora. Allora, già pensare che Gesù con il suo sacrificio, con la sua morte, con la sua passione, ha aperto veramente a tutta l'umanità la possibilità di godere di una vita eterna di gioia, di beatitudine, di felicità. Questo veramente ci dovrebbe, ecco, infiammare di gratitudine e di amore nei confronti di un Dio che è venuto, si è fatto uomo, ha sofferto tanto, per consentirci di vivere eternamente con Lui. Ora, le pene che lui ha sofferto sulla croce in realtà non sarebbero bastate per ottenerci questo. Neanche le pene che lui ha sofferto internamente, le pene dell'ingratitudine che ha iniziato a soffrire da molto tempo prima che venisse crocifisso, già gliene dicevano, gliene facevano tante.
tutte le pene del sentirsi abbandonato, del sentire l'ingratitudine delle creature. Ecco, queste sono pene che, diciamo, anche noi possiamo comprendere. Noi capiamo cos'è il dolore fisico, basta che ci pizzichiamo un attimino, il nostro cervello si mette in moto, c'è un contatto chimico, e ecco qui il dolore. Allora sappiamo, diciamo, che cos'è il dolore fisico. E se una cosa ci costa, anche un dolore fisico, sappiamo che ci vuole un certo amore, ti deve veramente interessare di fare quella cosa, altrimenti non la fai. Sappiamo che cos'è il dolore morale, il tradimento, l'ingratitudine. Quante volte soffriamo anche noi questo dolore, ci è capitato tante volte. Quello che Gesù ci vuole rivelare, per esempio, oggi, alla luce della sua divina volontà, è che c'è una terza dimensione di questa sua passione. Allora, lui ha sofferto una passione corporale, fisica, certo che è atroce, infatti, voglio dire, la crocifissione è proprio stato architettato come uno dei supplizi più atroci che un corpo umano può subire, perché non è tanto il dolore del foro quanto il dolore dei nervi che si percuote come una sorta di terremoto e di shock nel cervello. Allora è la soffocazione, è il tetano che immediatamente entra dai chiodi al circolo sanguigno, e tutto il resto è la compressione dei polmoni, è il fegato, è l'intestino che cominciano a stendersi, a maciullarsi. Ecco, questi sono dolori che ecco, noi non abbiamo mai provato e sicuramente non proveremo. Poi c'è il dolore morale, sì, va bene, ma Gesù ha sofferto un'altra passione che è iniziata dal momento in cui ci è stato concepito nel seno di nostra Madre Santissima. Questa sua passione non gliela poteva infliggere l'uomo perché non sarebbe stato capace. Allora, diciamo che se Gesù fosse stato crocifisso, picchiato, martoriato dal momento in cui è uscito fuori dal grembo di sua madre per tutta quanta la sua vita, tutte queste sofferenze messe insieme non avrebbero raggiunto neanche l'1%, giusto per darci una grandezza, una dimensione, di quanto lui ha sofferto in questa passione misteriosa, questa passione la possiamo chiamare a ragione passione divina. È una passione in tutto divina, perché si tratta di pene che non gli hanno dato gli uomini. Noi non saremmo stati in grado, non saremmo stati in grado neanche di concepirle queste pene, perché non possiamo infliggerle, non possiamo soffrirle, non le conosciamo, non le possiamo neanche immaginare. E non l'ha mai data nessun uomo questa passione, non l'ha mai sofferta. Questa passione, che chiamiamo a ragione passione divina, è una passione che Gesù si è dato lui stesso, meglio, che il Padre suo eterno gli ha dato. Allora immaginiamo quanto è grande l'amore di Dio, che addirittura compie la sua passione quasi all'insaputa delle creature, proprio per noi. Allora, se noi immaginiamo che un peccato nostro è una disubbidienza alla sua volontà divina, al suo ordine divino, al bene per tutti noi, questo peccato è in grado di uccidere in noi la grazia e la vita divina. Allora, la vita sulla terra, la vita divina, è in Gesù Cristo. Allora, ogni peccato è una morte che noi infliggiamo a Gesù Cristo. Allora, come avrebbe fatto Cristo, pur vero uomo, a morire infinite volte? Non è nell'umana natura poter morire e risorgere, morire e risorgere. Non si può, non è possibile. Allora ci voleva per forza un miracolo per consentire questa passione così continua. Questo miracolo lo poteva fare soltanto il Padre Eterno. Allora questa terza dimensione, che chiamiamo passione divina, è una passione che Gesù ha cominciato a soffrire dal momento in cui è stato concepito nel seno di Maria. Da quello stesso momento lui ha cominciato a sentire morte. Morte per poi risorgere, per poi morire, per poi risorgere, per poi morire. Continuamente. Queste morti lui le ha continuate a soffrire in tutti i momenti della sua vita, anche quando predicava, anche quando dormiva, anche quando sorrideva. Non è stato mai distante, mai separato da queste morti. Ecco, questo prodigio però può essere compiuto soltanto
da un uomo Dio e da una volontà divina. Allora, vediamo un pochettino, anche a beneficio di coloro fra di noi che non sono mai state esposte a queste verità e che, a cui Gesù vuole parteciparle, che sappiamo come noi tutti abbiamo una volontà, giusto? E con questa volontà possiamo compiere degli atti. Allora, ognuno di noi decide di fare qualsiasi atto, che sia quello di parlare, di sedere, di dormire, di alzarsi. La prima cosa che succede dentro di noi, la nostra volontà si muove. Allora, quando la volontà decide una cosa, il corpo ubbidisce, il pensiero ubbidisce e la creatura si muove con la sua natura a seguire ciò che la volontà comanda, la libera volontà intelligente. Questa è una peculiarità, è un dono che soltanto noi uomini abbiamo. Ovviamente le bestie non ce l'hanno, non ce l'hanno le piante, non ce l'hanno i sassi. È proprio quello che ci rende più simili a Dio, il fatto che abbiamo una volontà intelligente. E con questa volontà, anche se il corpo viene impedito, anche se ci troviamo prigionieri, anche se ci troviamo inchiodati in un letto, però possiamo pensare e volere il bene come vogliamo, come possiamo volere il male. In realtà, sia l'atto buono che l'atto cattivo si consumano nella volontà. Se io do una carezza ad una persona, ma nel mio pensiero, nel mio cuore, dico io ti odio, mi stai antipatico e spero veramente che una disgrazia ti colpisca o un'atrocità di questo genere, allora la carezza non solo non è un atto buono, ma è un gravissimo peccato. Allora il tutto in realtà sta nella volontà, sta nella volontà. Non sta nelle parole che diciamo, Dio non guarda al numero di parole che proferiamo, non guarda alle cose esteriori. Dio guarda e sarà molto facile il giudizio per noi. E, allora noi abbiamo questa volontà e in questa volontà, dal momento in cui cominciamo ad esercitarla, inizia come una specie di contenitore ad immagazzinare tutti i nostri atti. Allora, quando è stata la prima volta che, non lo so, ciascuno di noi ha cominciato a usare la propria volontà? Adesso anche a 2 anni si comincia, eh? Dico, sì. Quando è stata la prima volta che abbiamo detto no a mamma? Prego, sì. Allora, con quest'atto, con quell'atto di volontà, qualsiasi atto che abbiamo fatto con la nostra volontà, sta depositato in un contenitore misterioso, invisibile, che si chiama volontà. Allora, entrare nella volontà divina vuol dire proprio entrare in questo grande contenitore della volontà di Dio e iniziare ad operare così come fa Dio. Allora, perché Dio vuole questo? Perché Dio vuole tanto che noi entriamo nella sua divina volontà? Perché soltanto per questa ragione che lui ci ha creato. Allora Dio non voleva essere solo nella sua creazione insieme al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Volevano uscire fuori di loro per creare come fosse dei piccoli nulla, dei piccoli contenitori. Ma questi contenitori li volevano riempire completamente di se stessi. Cosicché anche Dio poteva essere amato dalle sue creature con amore di Dio. Con amore divino, con amore che gli desse la pariglia, fosse capace di eguagliarlo. Allora, in realtà, tutto il bene che noi possiamo fare, tutto l'amore che possiamo avere, tutta la santità che possiamo sperare di ottenere, lo facciamo al di fuori di questa divina volontà, sarà sempre una santità, un amore, un atto che avrà le qualità e le proprietà della nostra natura umana, che è una natura finita, una natura limitata. In verità Dio vuole che noi riusciamo ad amarlo con la sua stessa volontà divina, nel senso che il nostro amore non finirà mai, vuole un Dio che lo ama da Dio. Per questo le scritture dicono siete dei, figli del Dio vivente. Non è che, allora, lo scopo però è quello di essere deificati, di essere come dei piccoli dei, in cui Dio può guardare e dice, guarda, fuori di me stesso trovo me stesso. Fuori di me stesso trovo me stesso. Allora, lui poteva farlo, poteva creare, diciamo, un altro Dio, ma Dio non può creare se stesso. Sarebbe
sarebbe stato sempre inferiore a sé. Allora ha trovato un altro marchingegno, anziché creare un altro che è grande quasi quanto me, un quasi Dio, crea un nulla, un assoluto nulla, un contenitore completamente vuoto, e poi mi trastullerò e mi divertirò tanto da riempirlo completamente di me stesso. E allora Adamo venne, come dire, creato in una maniera così perfetta, così bella, con tutti gli strumenti, ma diciamo era tutto vuoto, non aveva nulla di sé. E in realtà poi tutto il creato che gli è stato messo a disposizione, tutto era stato fatto per lui. Dio ha cominciato a creare il cielo, la terra, il sole, le piante. Quando alla fine ha creato tutto, questa doveva essere una sorta di palestra, una sorta di palestra, un giardino, dove poi ci doveva mettere l'uomo. Allora, una volta che lui ha messo l'uomo nel creato, Adamo doveva cominciare a svolgere la sua vita normalmente, a fare atti, ad usare questa volontà, unita però alla volontà divina, ed usare di tutte le cose del creato, mangiare, dormire, riposarsi, eccetera, fare delle cose semplici, 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 però che costituissero degli atti fatti nella sua divina volontà. Una volta che lui faceva questi atti, animati dalla volontà divina, erano come delle nuove creazioni, degli atti con cui Dio poteva vedere, vedi, io adesso continuo a creare, trovo una creatura che man mano che compie questi atti si assomiglia sempre di più a me stesso. Allora, quale sarebbe stata la sorte di Adamo? La sorte di Adamo sarebbe stata quella di compiere tante azioni, poi, quando lui, senza saperlo, si trovava stracolmo, pieno di atti di volontà divina, quando avrebbe raggiunto non solo l'immagine, ma la somiglianza con Dio, Dio avrebbe detto, ah, io guardo, vedo la perfetta immagine di me stesso. Allora, in un sonno, senza neanche accorgersene, sarebbe passato dal paradiso terrestre al paradiso celeste. La morte, quella che noi chiamiamo morte in realtà, sarebbe stata per Adamo una dolcissima estasi, senza neanche accorgersene. Lui adesso, il padre dice, ah, ecco, ti vedo, sei un'opera completa. Adesso hai compiuto la formazione della mia vita in te, qui sulla terra, adesso vieni a godere della mia vita in cielo. E questo sarebbe stato il destino di ogni creatura. Adamo è il nostro primo padre ed è un grande santo, questo lo dobbiamo sapere. Per questo dobbiamo pregare Adamo moltissimo. Non è un santo canonizzato, ecco. Però Luisa ce lo insegna, dice, volete imparare a fare la volontà di Dio, a vivere di volontà divina? E pregate Adamo. Adamo lo dobbiamo sentire come un grandissimo amico, come un grande fratello, come un padre. Se noi potessimo vedere le lacrime di gioia che Adamo, il nostro padre Adamo, sta versando in questo momento, perché vede che ci sono dei figli, dei suoi discendenti, piccolini, semplici, bambini, che però vogliono iniziare a fare le cose lì da dove lui le lasciò. Lui non potette trasmettere questo dono. Che cosa aveva ricevuto Adamo? Adamo aveva ricevuto dei doni naturali, quello del corpo e dell'anima. Insieme ai doni naturali aveva ricevuto dei doni ancora superiori, dei doni preternaturali. E questo voleva dire che Adamo possedeva la scienza. Noi quanto ci dobbiamo affaticare per conoscere tante cose? E dobbiamo iniziare ad andare a scuola, dobbiamo imparare, abbiamo la difficoltà di capire le cose, e ci sono tante lingue che non conosciamo, e tutte le scienze. Se riusciamo a diventare un pochettino esperti in una cosa, quante altre cose non conosciamo? Adamo già sapeva tutto, tutto, tutto conosceva. E lo sapeva, lo conosceva non per superbia, ma soltanto perché tutta quella conoscenza gli doveva servire a trovare Dio, a conoscere Dio, a ricevere l'amore di Dio in ogni cosa creata. Aspetta. Non apri. Aspetta il pulsante. Aspetta.
si contratto così. Mi sa che fate sì. Prima. No, andiamo prima. Così, sì. Stiamo parlando e stiamo onorando, stiamo onorando il nostro padre Adamo, il cara Vittoria, stiamo parlando di un grande santo, di un grande santo. Questo santo si chiama Adamo, è il primo uomo che è stato creato. Tu hai già conosciuto qualcosa della Divina Volontà? Sì, sì. Bravissimo. Certo. No, io chiedo perché siamo tutti principianti, allora. E niente, parliamo appunto di Adamo, che insieme ad una natura perfetta, con un corpo e un'anima immortale, ricevette degli altri doni, che noi non conosciamo bene perché un po' l'abbiamo persi per strada, però cerchiamo di conoscere qual è la natura dell'uomo, così come è stata creata da Dio. Allora, i doni naturali sono i doni del il dono del corpo, un corpo bello, perfetto, non so se avete mai visto, sono innamorata del Michelangelo, della creazione, e c'è quel particolare in cui il dito del padre quasi tocca il dito di Adamo, e si vede questo Adamo con un corpo da corazziere, bellissimo così, e un viso da bambino. Dice, ma come fa questo viso da bimbo a essere così cresciuto, così muscoloso, così bello, dolce, fresco? Quando Gesù parla, dice a Luisa, fresco, dolce, vigoroso, potente, così era, con un viso d'angelo, da bambino, innocente, semplice, non aveva tutte queste sovrastrutture umane, cose di questo genere. Era semplicissimo il nostro padre Adamo. Non stava lì a doversi ripassare le preghiere, no, a lui gli bastava uno sguardo, per respirare Dio ed espirare Dio, inspirarlo ed espirarlo. Anche Adamo non aveva bisogno della fede, perché tra gli altri doni che Adamo ricevette c'era proprio quello della scienza, la scienza infusa. Allora, infusa vuol dire posta in lui, senza che lui facesse nessuno sforzo, messa in lui proprio dalla nascita, dal concepimento. E Adamo conosceva tutte le proprietà naturali del creato e riusciva... Ecco, per esempio, non lo so, il registratore non funziona. Gesù che ci sta dicendo? Si sono consumate le pile. Allora, vediamo questa cosa proprio nella volontà di Dio. Gesù ci sta dicendo, bambini, io queste verità me le sto scrivendo nel cuore, non ho bisogno di registrarle. Allora, sì, siamo d'accordo che diciamo l'ascoltare alcune cose è bene ripeterle, però in questo momento la Divina Volontà diciamo sta disponendo le cose in questo modo, allora noi possiamo essere sicuri che qualsiasi altro modo sarebbe stato peggiore. La Divina Volontà la sta disponendo in un modo perfetto, anzi lo sta facendo per alimentare ancora di più la mia fiducia. Dice, guarda, sicuramente io ti do tanti modi, tanti strumenti nel modo naturale per te, per alimentarti di queste mie verità, ma adesso ti dico che queste mie verità sono scritte, le sto scrivendo in modo talmente potente nel tuo cuore che tu il registratore ce l'hai all'interno del tuo torace. Ed è un registratore vivente. Ecco, questo atto di abbandono, di fiducia, di gratitudine, dice grazie Gesù che stai scrivendo il regno della Divina Volontà dentro di me, ci fa sentire sicuri, ci fa sentire che dipendiamo da Lui, ci fa sentire che Lui ha in mano le redini della nostra vita, che non abbiamo diciamo bisogno di tante cose, ma in realtà non abbiamo bisogno di nulla, e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare la Divina Volontà e vivere nella sua Divina Volontà, Gesù ce lo dà prima ancora che noi lo chiediamo. Perché nel momento in cui io dico voglio vivere di volontà divina, in quel preciso nanosecondo tutto l'universo, tutta la macchina infinita potente della Divina Volontà, con tutto il creato,
tutto il cielo, tutte le generazioni si stanno muovendo attorno a questo punto. Il punto è la creatura, Rossana che dice, voglio vivere nella divina volontà. Il cielo, la terra, tutti, tutto si sta muovendo per compiere questo atto. Allora non c'è niente, non c'è niente in cielo e in terra che possa impedire a questo atto di compiersi. È impossibile, è impossibile. Noi crediamo più al potere di consacrarci al male, sappiamo quanto, se una creatura dicesse in questo momento voglio consacrarmi al nemico, allora noi ci sono tante di queste formule atroci, consacrazione, allora il male comincia e inizia. Allora quanto più potente, quanto infinitamente più potente è la volontà di Dio? Quanto infinitamente più potente è la volontà di Dio? Allora, grazie volontà divina, che ogni volta che noi ripetiamo, in qualsiasi modo, sentiamoci pure tanto liberi e tanto forti, tanto indipendenti. Ecco, stamattina, per esempio, abbiamo visto come tutto ciò che Gesù ci vuole mettere nella sua stessa condizione, quasi di vivere a mezz'aria tra il cielo e la terra. Tra noi creature, per esempio, ci possiamo aiutare in tanti modi diversi, ma è sempre Gesù, è sempre Lui l'autore del bene. Allora, il bene che sembra che non ci possa raggiungere perché c'è un impedimento, in realtà non c'è nessun impedimento, è sempre Gesù che ci dà tutto il bene di cui abbiamo bisogno e muove tutte le circostanze, e dice Luisa, anche con i miracoli più impossibili, per mantenerci nel punto di farci vivere nella divina volontà. Allora, tutto quello che dobbiamo fare noi, con tutta pace, con tutta tranquillità, con una fiducia completa, con una sicurezza completa, perché è Gesù che sta muovendo il tempo e l'eternità per compiere questo suo atto. Oh, e chi più di Lui sa fare? È Lui che sa fare, è Lui che fa. È Lui che sa fare. Gesù ci vuole trasmettere questa fiducia potente, che nasce dal nostro abbandono. E questa è la fonte della pace per l'anima che vive nella divina volontà. La pace è sapere che abbiamo tutto a nostra disposizione, tutto ciò di cui abbiamo bisogno e anche tutto ciò che non conosciamo, perché noi pensiamo di aver bisogno di una cosa, in realtà possiamo averne bisogno di un'altra, tutto è a nostra disposizione per compiere il prodigio di farci vivere di volontà divina. Il desiderio più grande di Nostra Madre Santissima è di avere un popolo di figli nel volere divino. È lei stessa che si muove maternalmente promurosa, mi metto all'opera, e girerà tutti i popoli, tutte le nazioni. Lei sta facendo il giro del mondo, sta chiamando tante creature, tanti piccoli. E più vede l'incapacità, più vede il fallimento dell'umano volere, più vede quasi l'insicurezza, più vede i nostri insuccessi e più vede che lì c'è terreno fertile. Ah, qui si può fare una bella semina per un bel raccolto. Dobbiamo temere piuttosto quando ci sentiamo tanto forti, quando ci sentiamo tanto sicuri che possiamo fare tante cose, che possiamo fare. Il Signore, come così lo fece con Luisa, ci darà sempre la grazia nel suo divin volere di farci sentire sempre deboli, di farci sentire sempre che abbiamo sempre bisogno di Lui, sempre di più, sì, sempre di più, così che la divina volontà può compiere i suoi prodigi. E allora, quello che noi non troviamo, che non ci appaga, che non ci dà sicurezza, che non lo troviamo al di fuori di noi, non lo troviamo nelle creature, non lo troviamo nel mondo, lo troviamo nella divina volontà, e la divina volontà comincia a manifestarsi. Allora dice, tutti questi beni che sono gratuiti, tutti questi atti di volontà divina che si muovono, che sono pregni di conoscenze, di pace, di beatitudine, tutto quello che per esempio abbiamo visto ieri, tutti gli atti della volontà divina racchiusi nella creazione, tutto, tutto, è un patrimonio a nostra disposizione. Ed è lì che come piccoli pesciolini noi nuotiamo e ne prendiamo a piene mani. Tanto che ci sentiamo tanto uniti a questi atti
che dovunque sentiamo parlare di Gesù, anche nella Santa Messa, quando sentiamo queste, ecco, non è più la lettura del Vangelo, che è una cosa esterna che ci viene raccontata, dice, di Gesù, stiamo parlando degli atti nostri, stiamo parlando della nostra vita, Gesù. Quando ci mettiamo all'interno della creazione e vediamo tutte le cose belle che ci circondano, dice, vedi, volontà divina, questi sono gli atti nostri, che li possiamo dare, li possiamo gestire come vogliamo, e li possiamo usare, li possiamo utilizzare a bene di tutti i fratelli. L'anima che vive nella divina volontà è l'anima più ricca, è l'anima che è ricchissima. Tutto quello di cui hanno bisogno tutte le creature, se stessa e tutte le creature, lei lo possiede. Allora, per questo dice Gesù, nella santità che vivere nel mio divino volere, il pensiero di se stessi non entra. Il pensiero di se stessi è come dire, adesso io penso a me perché penso che ho bisogno di qualche cosa, ma come? Figlia mia, tu sei ricchissima, hai tutto a tua disposizione, tutto, tutto, non ti manca niente, ti ho cresciuta sulle mie braccia come una regina, ho a disposizione il cibo prelibato, tutti i miei atti, tutte le ricchezze del mio volere, tutta la mia santità, la mia bellezza, la mia volontà, ecco, io ti abbellisco, ti abbellisco della mia stessa bellezza, ti do la mia stessa santità. Ti do la mia stessa potenza, di tutto è a disposizione, sei ricchissima e che vai a pensare che ti serve qualche cosa? No, piuttosto pensa a come puoi utilizzare tutte le ricchezze che hai a tua disposizione. Allora, quando ci prende il pensiero di noi stessi, o il dubbio, il pensiero di noi stessi come creature, e ci rivolgiamo, ci raggomitoliamo dentro noi stessi, allora slanciamoci ancora più forte, in una maniera ancora più potente, nel volere divino. E diciamo, vedi, volontà divina, questa mia vita è tua, e la tua vita è la mia. Io mi abbandono completamente in te, è l'atto più eroico. Magari possiamo, prima di andare, perché adesso veramente, altrimenti facciamo tardi, non so, basta che leggiamo soltanto una parola di quello che dice Gesù, dal volume 32. Che leggevo stamattina, per esempio. E teniamocela scritta nei nostri cuori questa parola. La virtù dell'abbandono è la virtù più grande. E impegnare Dio. L'abbandono dice a Dio: io non voglio sapere nulla di me stesso. Io non voglio sapere nulla di me stesso. Questa mia vita è tua, non mia, e la tua è mia. Da oggi in poi, diciamo, quando ci viene il pensiero di noi stessi, la preoccupazione di noi stessi, in ogni forma. Puoi ripetere? Sì, sì. Io non voglio sapere nulla di me stesso. Di me stesso io non voglio sapere nulla. Sì, sì. Sì. 23 aprile del 33. Ma ce l'ho il 32. Sì, sì, sì. 32. Certo. Ah, buona, sì. Io non voglio sapere nulla di me stesso. E dalle 8 questo scatto. Sì, 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 23 aprile del 33. Che tra l'altro è il compleanno di Luisa. Aprile 33, sì. Io di me stessa non voglio sapere nulla. Vabbè, allora lo trovo sul libro. Volume 33? Sì, sì, volume 33. Sì. 23. Volume 33. 23. Volume 32. Ah, 32. Ma questa verità sull'abbandono le troviamo in tutti i volumi, non abbiamo bisogno, sì, di andare, sì, al 32. Infatti. Qualunque, qualunque. Però per sentircelo dire da Gesù, l'abbandono a Dio vuol dire io di me stessa, non voglio sapere niente, non voglio capire niente, non voglio sapere se sono bella, se sono brutta, se sono intelligente, se sono brava, se ho capito, se non è capito, pensaci tu, di me stesso non voglio sapere niente. L'unico atto che voglio fare è abbandonarmi nella tua volontà. E Gesù inizia a muovere tutte le circostanze, inizia a muovere anche la mia intelligenza per capire. Perché il vivere nel divino volere non ha bisogno di un intelletto umanamente sviluppato. No, no, no. Il vivere nel divino volere si dona come scienza che si infonde nella creatura. Si infonde nella creatura con una potenza divina. Allora non ci facciamo abbagliare
dai modi umani, dalle scienze umane, dalle eloquenze umane. No, no, il Signore le fa di tutti i tipi. Le fa di tutti i tipi, no. Assolutamente. Le fa di tutti i tipi. Le fa di tutti i tipi. No, questi non sono i modi dell'operare divino. Il vivere nella divina volontà è una santità divina che si comunica in modo divino alla creatura. Basta che lo voglia, ardentemente lo voglia. E con tutto il proprio essere, con le potenze che ha a disposizione, con la propria volontà, con la propria, non con la volontà di un altro, con la capacità di un altro, o con le belle parole. Le belle, no, no, per niente, no, assolutamente, assolutamente. Io di questa mia vita, non ne voglio sapere niente, non voglio sapere niente chi dice questo, dice quest'altro, o come si dovrebbe fare, o che formula utilizzare. Dobbiamo sentirci, la creatura vuole sentirsi abbandonata completamente nelle braccia di Gesù. Questo è l'atto più eroico che noi possiamo fare. Allora, se stasera cadiamo e ci rialziamo, diciamo allora ecco tutto il bello che avevo immagazzinato oggi, io mi sento, diciamo, no, ancora di più ci slanciamo nelle braccia della Divina Volontà, sempre di più. Non abbiamo bisogno di nulla, nulla di ciò che Gesù non ci dà in questo momento. Io voglio fare la volontà divina adesso, Gesù mi dà adesso tutto quello di cui ho bisogno per fare la sua divina volontà completamente. Poi, con il nostro desiderio, Gesù ci nutre con il cibo delle sue verità e noi, con santa umiltà proprio, ci accostiamo a queste verità, a questi scritti e li prendiamo con semplicità, piano pianino, con desiderio, con amore. E sarà Gesù stesso che ci istruisce, in modo semplice. Anche per capirle, perché a volte certo, è difficile. Certo, e lui ci aiuta in tanti modi, ci aiuta. E lui è sempre Gesù che ci aiuta, ci può aiutare Gesù in una creatura, Gesù in una circostanza, Gesù, ma è sempre la volontà divina. La creatura non dipende da nessuno che non sia Gesù. Allora Gesù fa la sua santità nella divina volontà in infiniti modi diversi, tanti quanto devono essere i figli del divino volere. Non esiste lo schema o il modo. Dice, io non posso essere uguale a te, perché altrimenti andiamo nelle santità umane, dove tutti vogliono essere come il santo. Tutti, infatti, si vestono pure come il santo. Per esempio, dice, ci vestiamo pure come il santo, perché a quell'epoca si portava, nel 1200, ci vestiva... oggi nel 2008 ci si veste e si porta no, voglio dire, gli abiti religiosi sono delle cose belle, sono delle cose belle, però voglio dire è importante vedere la, però è il modo umano di imitare l'uomo, di sentire un senso di appartenenza e di averlo anche con la veste. Allora Gesù dice, io sono talmente gelosa di te che la veste te la do io. Sono talmente geloso che non voglio che tu devi copiare nessuno. Talmente gelosa di te. Non ci provare ad essere qualcun altro. Tu devi essere come voglio io, come voglio io. Non ci provare a pensare che un altro possa sapere più di te o conoscere più di te o io devo copiare il modo di un altro in vivere. No, 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 no. Tu sei la mia figlia nella divina volontà e io ti voglio come voglio io. Perché uguale a te, non ce n'è nessuno. Allora, il vivere nel divin volere si deve sviluppare nella creatura così come lo vuole Gesù. Questo ci dà un senso di fiducia tale, un senso, un segreto, ci mette l'anima nel segreto tra l'anima e Dio. Vedi Gesù, stiamo lavorando assieme.